Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi 6 giugno avremo ospiti in studio nella seconda parte della nostra trasmissione Giovanni Barbo, consigliere comunale, capogruppo del Partito Democratico, poi Emanuele Cristelli di Italia Viva. Se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta o scrivendoci una mail, ma nella prima parte come sempre avremo la nostra rassegna stampa potenziata e poi avremo le incursioni in esterna. Oggi visiteremo musei cittadini, quindi rimanete con noi. Allora andiamo a vedere subito le previsioni del tempo, il tempo che in questi giorni non si sta mettendo al meglio. Allora, per oggi sulla situazione e la situazione generale sulla regione prevalgono correnti umide piuttosto instabili, specie oggi. Mercoledì invece in quota prevarranno correnti occidentali un po' più secche, ma sarà comunque possibile instabilità. Quindi oggi martedì 6 giugno, tempo incerto con nuvolosità variabile, probabilmente un po' più soleggiato sulla bassa pianura e costa, saranno probabili rovesci o temporali sparsi e intermittenti, ma con maggiore probabilità al pomeriggio sera. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Per la giornata di domani, mercoledì 7 giugno, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio sarà possibile maggiore variabilità, specie in montagna, con possibili locali rovesci e qualche temporale. La probabilità di pioggia e rovesci sarà inferiore su bassa pianura e costa, soffieranno venti di brezza. La tendenza per giovedì 8 giugno, ancora cielo poco nuvoloso a variabile con minore nuvolosità verso la fascia costiera, quindi forse un po' in miglioramento le condizioni meteo per questa settimana di giugno. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di edicola oggi, poi andremo a leggere gli articoli nelle pagine interne, ma cominciamo come sempre facciamo con il piccolo di Trieste, eccolo qui. Allora, il piccolo apre con ancora il caso Liliana, qui vediamo la fotografia significativa, era una delle immagini dei nostri servizi ampi del telegiornale di ieri sera, l'attesa per Liliana e la riserva del GIP. Andremo a vedere che cosa è successo, poi leggendo anche gli articoli e rivedendo i nostri servizi. Ponti sul canale, cambia il progetto di risanamento, una novità dal comune, il fallito svuotamento impone di ripartire quasi da zero. Per la spesa serviranno altri 300.000 euro, quindi progettazione esecutiva quest'anno, poi lavori al via nel 2024. In pratica riparte da zero quasi uno dei cantieri più tribolati, quello dell'accoppiata Ponte Verde-Ponte Bianco alla radice del Canal Grande a ridosso del mare. E gli interventi di risanamento delle due strutture ammalorate sulle rive cittadine cominceranno a distanza di oltre 3 anni dalla prima ordinanza. Poi vediamo sempre sulla prima pagina del piccolo, da Trieste al Tarvisiano il turismo si attende 10 milioni di presenze. Arrivano entro giugno le pistole Glock assegnate a 140 agenti della polizia locale, poi ancora nidi materne e ricreatori, lo sciopero coinvolge oltre 300 lavoratori, poi meno precipitazioni e più notti tropicali, città sempre più calda. Un'analisi del clima. Poi il Bloomsday con Bergonzoni, andremo a vedere anche questo, e poi il caso, la geopolitica della Sacher-Torte. Anche qui insomma qualcosa di cui si parla molto in questo momento. A livello nazionale, governo, Corte dei Conti, lo scontro sulla legalità e poi troppi ostacoli sul percorso dei fondi PNRR. Si parla anche della guerra in Ucraina, missione di pace del Vaticano, il rebus della controffensiva e poi ancora il Kosovo, le mosse degli inviati dell'Unione Europea e degli USA per disinnescare la tensione. Andiamo a vedere le altre prime pagine in edicola oggi. Allora, vediamo che c'è il Corriere della Sera, eccolo qui, possiamo vedere la prima pagina. Controlli sul PNRR, oggi il voto di fiducia, tensione alle stelle con la Corte
dei conti, questo è il titolo principale del Corriere della Sera. Pride, niente patrocinio, bufera per la scelta di Rocca, succede a Roma, la Regione Lazio no all'utero in affitto. Poi ancora i 100 giorni difficili di Elly, si parla di Elly Schlein in questo caso, analizzati sul Corriere della Sera. L'esercito di Kiev all'attacco, questa controffensiva appunto degli ucraini, l'annuncio, abbiamo guadagnato posizioni e Prigozhin accusa, i russi ci hanno sparato. Poi incontro con il cardinale, non c'è accordo sul futuro, Maldini verso il divorzio, rivoluzione al Milan. Sempre più incerto il futuro di Paolo Maldini al Milan. Dal colloquio con Gerry Cardinale emergono le visioni diverse su come impostare il futuro del club rossonero. A rischio anche Massara. Allora, questa è la prima pagina del Corriere, dove troviamo anche la confessione del killer, né vendetta né rabbia, ho ucciso Giulia senza un perché. Queste sono le parole, insomma, di chi ha ucciso la giovane mamma. Allora, andiamo a vedere Libero, mossa della disperazione. Dopo la batosta elettorale, la sinistra è nel pallone, scrive Libero, e come sempre si affida a magistrati e sindacati che attaccano il governo e minacciano scioperi. L'opposizione sono loro. Giorgia Meloni, evidentemente, deriva autoritaria sul PNRR, ho prorogato le norme di Draghi. Allora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, riecco le province, 225 milioni buttati all'anno. Per 3.000 posti. DDL costituzionale della Lega, consigli Fratelli d'Italia e Forza Italia. Casta continua, questo era il titolo del Fatto Quotidiano. Poi ancora il decreto svela la bugia del governo Meloni, fregati gli alluvionati, 2,2 miliardi sono 1,6, insomma vanno a fare i conti in tasca al governo. Vediamo sulla Repubblica, il Papa, la difesa del clima è un bene comune, questo è il titolo. Poi ancora l'ora dell'attacco e si parla dell'Ucraina. Il cardinale Zuppi vola a Kiev. Prima ascoltiamo gli aggrediti al via la controffensiva contro i russi lungo tre direttrici: Donetsk, Bakhmut e Mariupol. In azione aerei e carri forniti dall'alleanza. L'obiettivo è tagliare a sud il corridoio che unisce la Russia alla Crimea occupata. La Wagner di Prigozhin, perdiamo, scusate, terreno. La stampa sul PNRR, la legalità è a rischio, questo è il titolo virgolettato, la rivolta della Corte dei Conti. Meloni, io autoritaria? No, sono affidabile e credibile. Oggi la fiducia sull'emendamento che limita i controlli, Cafiero de Rajo, una mano ai mafiosi e corruttori. Così si stravolge la democrazia, il commento di Vladimiro Zagrebelsky. Poi un'immagine forte, scioccante, la pietà del lavoro in barella al funerale del figlio vittima dello stesso incidente. Ancora la lettera contro i femminicidi, non c'è colore politico. Un'immagine ancora di Giulia. Il giornale, le toghe si fanno la guerra, controlli e PNRR, la NM, scusate, attacca la Meloni e vuole lo sciopero. Contrari magistrati più moderati, le riforme sono legittime, dicono, e anche i giudici contabili si spaccano. Viene analizzato con vari articoli questa tematica, questo tema. Poi ancora l'inviato del Papa in Ucraina. Sulle TV russe va in onda il caos, l'offensiva di Kiev spaventa Mosca. Poi ancora l'Italia revochi fermi e multe, le ONG disobbedienti si appellano a Berlino. Torniamo per un po' sul piccolo per vedere le notizie di quello che è successo qui in casa nostra. Andiamo rapidamente, se ce la facciamo, ecco qui alle pagine che parlano del caso Resinovic ancora una volta. Giallo Resinovic, l'udienza dal GIP non scioglie il rebus, decisione a giorni. Il giudice Dai Notti stabilirà nel giro di una settimana se archiviare il caso oppure disporre ulteriori indagini.
davanti al Tribunale Amici e Parenti di Lilli. I partecipanti al presidio hanno esposto cartelli per chiedere verità e giustizia. In strada con loro anche Claudio Sterpin. Il marito della donna, Sebastiano Visintin, non è entrato a Palazzo di Giustizia. Spero si lasci Liliana riposare in pace, avrebbe detto. Ma noi abbiamo realizzato vari servizi su questa udienza importante di ieri davanti al GIP Dainotti. L'udienza quindi che non ha sciolto il dubbio se proseguire con le indagini oppure archiviare il caso appunto come suicidio. Vediamo. L'idea che non ci sia reato è una idea che è stata utilizzata ad esclusione, ma noi crediamo che ci sia qualcosa. Il viso di Lilli era quello di un pugile a fine incontro. Ci sono tante di quelle lesioni che meritano di essere approfondite. Bisognerà attendere circa una settimana per sapere se il giudice per le indagini preliminari deciderà di archiviare il caso Liliana Resinovic o se invece indicherà il proseguo delle indagini, disponendo una nuova perizia medico-legale e ulteriori analisi sugli oggetti repertati. Dopo l'udienza e la camera di consiglio durate per quasi tutta la mattinata, gli avvocati che assistono i familiari della 63enne trovata morta nell'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio 2022 hanno portato davanti al GIP Luigi Dainotti i risultati degli approfondimenti svolti con i periti di fiducia. Troppi i dubbi attorno a questo caso. La Procura di Trieste, come noto, ha chiesto invece l'archiviazione. Gli avvocati Nicodemo Gentile e Federico Vizzi, che rappresentano il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, e la nipote della donna, Veronica, non ci stanno. Mentre Paolo Bevilacqua, l'avvocato del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ma su cosa puntano i legali dei familiari della 63enne di via Verrocchio per chiedere che le indagini proseguano? Una consulenza medico-legale senz'altro, sicuramente sulle lesioni, sicuramente abbiamo indicato alcuni accertamenti che possono ancora dirci se ci sia stato o meno un raffreddamento o congelamento del corpo, la compatibilità con tutti i DNA ritrovati, cordino, bottiglia, perché non sono stati messi a confronto. Altro elemento che non convince i legali della famiglia di Liliana sono le modalità con cui la donna si sarebbe suicidata. Poteva essere un suicidio a chilometri zero, poteva fare a casa, c'erano i sacchetti, c'erano i cordini, c'erano i farmaci. Questa donna che è stata scaricata come un giocattolo rotto in un freddo prato di dicembre e che è stata ritrovata con delle modalità che ancora oggi, vista l'affluenza dei giornalisti, significa che c'è qualcosa che non funziona. Alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima, il giudice per le indagini preliminari Dainotti dovrebbe sciogliere la riserva. Il caso Liliana Resinovic è destinato a rimanere aperto? Ci sono tutta una serie di personaggi che gravitano nella sfera di relazioni più intime di Lilli che meritano un po' di essere risentiti su tutta una serie di dichiarazioni e valutazioni anche nel loro interesse. Verrà risentito in questura qualcuno dei protagonisti che ruotano più o meno attorno alla vicenda? Non lo so, speriamo. Cioè, se viene sentito vuol dire che abbiamo riaperto. Questo è l'auspicio insomma di chi difende la famiglia di Liliana Resinovic. Poi ieri ci sono stati anche, come abbiamo letto anche sul Piccolo, i parenti, gli amici che hanno manifestato fuori dal tribunale. Vedo pronto anche il servizio con tutti gli striscioni e i cartelli proprio per chiedere verità e giustizia per Lilli. Vediamo. Lilli, noi non ti dimentichiamo, verità e giustizia per Lilli, questo è un altro striscione preparato, verità per Lilli l'avete visto anche prima, la data, il 14 del 12 2021, il giorno in cui è scomparsa da casa, e poi altri cartelli, verità per Lilli. Cosa prova in questo momento? Quali sono i suoi pensieri? Io spero che vada bene, che sia, che valuti il tutto e obiettivamente appunto che di una risposta. Lei è seguito tra l'altro anche da degli avvocati che l'aiutano, che come con loro come sta andando? Avete già in mano qualcosa che possa far capire al giudice di tenere aperto il caso? Al momento non lo so, io non so niente, cosa spero che vada bene, ecco. Abbiamo fatto l'opposizione e adesso vedremo. Dopo tutto questo tempo che è passato da quando è venuta a mancare sua sorella? Dopo un anno e 7 mesi, non so, ormai, anche troppo, no?
Com'è la situazione in famiglia da voi? È difficile andare avanti? Non è facile, non è facile. Ha rivoluzionato tutto praticamente. Lei conosceva Liliana? Sì, assolutamente. Che rapporto aveva con lei? Di vicina di casa e amica. Una persona che non può essersi suicidata secondo moltissimi. Io ho sempre ribadito che l'hanno suicidata, un bel femminicidio. Ecco, questo è il mio pensiero. Qual è il suo ricordo più vivo che ha di Liliana, vicino di casa quindi? Il lunedì pomeriggio, la mattina, quando ci siamo incontrati nel cortile. Quello è l'ultimo ricordo che ho di Liliana. Vi frequentavate, vi vedevate al di fuori del... Esattamente, sì. Eravamo anche molto amici di bicicletta. Questa dunque la vicenda di Liliana Resinovic che ancora non termina, c'è ancora da attendere insomma, per sapere cosa si deciderà di fare del processo, se archiviarlo appunto come un suicidio o andare avanti con ulteriori indagini per scoprire che cosa è successo ormai ben oltre un anno fa. Allora andiamo a vedere ancora il giornale per quanto riguarda invece i lavori in città, ponti verde e bianco, si riparte da zero, cantiere nel 2024, l'abbiamo visto in prima pagina, ne abbiamo parlato spesso anche nelle nostre trasmissioni di questi lavori sui ponti bianco e verde. Allora, il fallimento del piano di svuotamento del canale ha imposto di ricominciare da capo, a breve il progetto esecutivo serviranno altri 300.000 euro. Progettazione esecutiva nel 2023, lavori al via nel 2024, in pratica si riparte da zero con uno dei cantieri più tribolati degli ultimi anni, quello che riguarda l'accoppiata Ponte Verde e Ponte Bianco alla radice del Canal Grande. Vediamo che c'è nel frattempo che è successo appunto, era iniziato nel 2020, aveva disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti, il comune lungo le rive cittadine, limitazione tuttora in vigore. Nel frattempo, dicevamo, è successo un po' di tutto, sbarramenti a mo' di diga verso il mare installati e poi tolti, tentativi falliti di svuotare il canale, passerelle zattere deputate a portare gli operai sotto le volte mai messe in acqua. Ad aggiornare sulla situazione di questo tormentato cantiere sono gli assessori ai lavori pubblici Lisa Lodi e alle politiche del territorio Michele Babuder. Lodi spiega che il progetto di fattibilità è già stato portato in giunta e approvato, ora daremo l'incarico per la progettazione esecutiva. Per questo servirà una variazione di bilancio che stiamo preparando e arriverà in aula a fine giugno. Le risorse richieste ammontano a circa 300.000 euro, anche se la cifra esatta è ancora da definire. Babuder ricorda a sua volta che non potendo contare sui soldi da parte del governo, il comune anticiperà intanto questo importo che permetterà di riavviare il procedimento. Poi vedremo, è uno dei primi progetti che ho preso in mano, dice il forzista, da assessore per un confronto immediato con gli uffici, soprattutto per le ripercussioni che ci sono sul traffico, considerando che i mezzi pesanti transitano in centro e verso Borgo Teresiano con conseguenti disagi anche per la raccolta dei rifiuti. In effetti il passaggio dei camion sta creando da lungo tempo malumori tra i residenti che a più riprese hanno protestato per le sollecitazioni percepite all'interno delle abitazioni. Ancora un altro lavoro, un'altra questione aperta da molto tempo, il Carciotti torna sul mercato al via. Una nuova procedura sarà presentata oggi in un incontro stampa in municipio. Il prezzo resta fermo a 14,9 milioni di euro, 8 in meno rispetto alla prima asta. Quindi oggi sarà presentata questa nuova procedura di vendita di Palazzo Carciotti. Dopo un periodo di costante ribalta ha assunto un ruolo più defilato la questione appunto del Palazzo Carciotti. Roberto Di Piazza è convinto che ormai la cessione di questo campione neoclassico viaggerebbe addirittura d'arrivo per avere come destinatario un grande gruppo finanziario. Nell'estate dello scorso anno si era palesata la candidatura dell'imprenditore trevigiano Martino Zanetti, patron della Hausbrand, ma questa possibilità sembra uscita dai radar. Quindi il comune non deflette dal prezzo che si è attestato dopo una serie di quattro aste andate deserte a 14,9 milioni.
milioni di euro, questo è il prezzo fissato. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi abbiamo oggi in collegamento con noi? Buongiorno, l'ispettore capo Lionello Schillani. Sì, esatto, confermo. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, quali sono le notizie di oggi sul traffico? Qual è la situazione, insomma, attuale? Se ci sono delle segnalazioni? Sì, naturalmente. Allora, iniziamo con la notte trascorsa sul quinto 20 tutti. Ieri il tempo ha creato parecchi disagi alla viabilità a causa della fuoriuscita di tombini e qualche allagamento. Al momento tutto questo è rientrato, quindi la situazione in città è tranquilla da questo punto di vista. Vediamo il meteo come va, perché anche oggi la giornata non è proprio delle migliori. Per quanto riguarda le varie segnalazioni, attualmente abbiamo la segnalazione che in piazza Garibaldi tutti i semafori sono spento, c'è un guasto su una linea, quindi l'intersezione tra la Garibaldi via del Bosco e la Garibaldi Foscolo, tutto l'impianto semaforico è spento. Abbiamo già inviato personale, sul posto inizieremo a breve la viabilità manuale, quindi fare attenzione ai colleghi che sono in centro carreggiata e fanno le varie segnalazioni e non in semafori. Abbiamo già avvisato anche i tecnici, speriamo che venga ripristinato nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda altre segnalazioni, ci sono dei divieti per riprese cinematografiche in città sulla via Battista, altezza civico 18, fronte Caffè San Marco e in piazza Sant'Antonio Nuovo, quindi fare attenzione a questi divieti mobili, se no dovremo naturalmente liberare l'area per permettere appunto il posizionamento dei mezzi dedicati alle riprese. Inoltre, per quanto riguarda chiusure, ricordo che sono chiuse le rive e la zona di parcheggio antistante al sole marittimo per la presenza di navi da crociera, quindi quella zona di parcheggio è chiusa, è interdetta quindi la sosta. E inoltre, per quanto riguarda l'abitato di Opicina, c'è una chiusura per dei lavori della via dei Volpi, della via della Pineta, sono vie laterali, diciamo della via Campo Romano, zona periferica, può interessare eventualmente ai residenti nella zona di Opicina. Altre cose particolari non ci sono, vediamo come va la mattinata anche per quanto riguarda il traffico, eventualmente vi avvisiamo se c'è qualcosa da urgente da segnalare. Di urgente da segnalare, benissimo, la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, allora noi andiamo avanti con la lettura dei giornali ancora per un po' e andiamo a vedere la questione del turismo sul piccolo, siamo nuovamente sul piccolo, turismo in città che sta avendo davvero una crescita incredibile, e lo vediamo poi in questi ultimi ponti, l'abbiamo visto, insomma, questi ponti festivi, anche quello del 2 giugno, appello da affittacamere e bed and breakfast, più parcheggi, altrimenti gli ospiti non verranno, la preoccupazione di chi gestisce le strutture ricettive più piccole, il posto auto è essenziale per i visitatori, il problema si fa serio, dicono, stipulare convenzioni con i privati è difficile, un'altra critica, mancano stalli pensati per i cicloturisti, anche questo è un mezzo di trasporto per tanti turisti nella nostra città, anche questo lo stiamo vedendo, e il convegno sulla multimodalità slitta perché gli hotel sono pieni, l'evento si sarebbe dovuto tenere giovedì all'università, l'incontro di carattere nazionale era stato preparato dal professor Campailla. Vediamo lo sciopero in più di 300 lavoratori, nidi, materne e ricreatori chiusi, fuori servizio 24 strutture per la protesta promossa da CISL, UIL e UGL, reclamate nuove assunzioni, l'astensione dei dipendenti del settore educazione del comune, nel pomeriggio il presidio sotto il municipio, quindi scuole chiuse, bambini mandati a casa o personale ridotto all'osso, un'adesione così elevata a detta dei sindacati non si era mai vista, con più di 300 insegnanti ed educatori che hanno incrociato le braccia ieri per lo sciopero del settore educazione del comune di Trieste, indetto da dalle sigle CISL FP, UIL FPL e UGL, e circa 200 hanno partecipato anche al presidio sotto il municipio, organizzato nel tardo pomeriggio, voluto inizialmente per portare la mobilitazione all'interno del consiglio comunale, che però è slittato la prossima settimana. Sotto accusa le valutazioni per gli insegnanti, considerate discriminatorie e penalizzanti, gli atti organizzativi unilaterali, le volontà di esternalizzare servizi e la carenza di docenti che si occupino di bambini con difficoltà. Queste le richieste, le proteste appunto di chi è sceso in piazza ieri.
Chieste a gran voce nuove assunzioni di ruolo, un'agitazione sentita considerando che sempre secondo le sigle circa l'80% degli istituti comunali, oltre ad alcuni ricreatori, sono rimasti vuoti o hanno potuto lavorare a singhiozzo. Quindi tra le scuole rimaste chiuse, Zucchero Filato, Frutti di Bosco, Acquerello, Azzurra, Luna Allegra, Mongolfiera, Camillo Cromo, Filastrocca, Cuccioli, Casetta Incantata, Politzer e Cucherna. Nel pomeriggio anche alcuni ricreatori come il Padovan, insomma ha avuto successo lo sciopero di ieri degli educatori delle scuole comunali. Vediamo che sono state aperte anche le iscrizioni all'università, 77 corsi di laurea fra le novità, le ultime proposte riguardano data science, intelligenza artificiale e marketing, a ingresso libero scienze dell'educazione e chimica. Poi i no Ovo a Scocimarro, cabino via, questione politica, rispondono appunto il comitato No Ovo Via, Starz replica l'assessore regionale all'ambiente, arriverà l'ora in cui la giunta dovrà convalidare l'operato degli uffici. L'esponente del sodalizio dice così si mettono già le mani avanti, risponde a quelle che erano state le dichiarazioni dell'assessore Scocimarro. Vediamo ancora la polizia locale, primi servizi armati a fine mese. Nelle pattuglie al debutto si alternano 20-30 agenti. L'assessore De Blasio dice a metà 2024 pistole a 250 unità, 250 agenti. Immaginiamo le semiautomatiche Glock già assegnate a 140 vigili idonei. Entro la fine del mese compiranno le prime uscite in armi le avanguardie della polizia locale. La lunga marcia verso le semiautomatiche Glock 17 praticamente ultimata e le pattuglie che saranno composte a turno da 20-30 veterani del corpo avranno modo di effettuare servizi mobili in un contesto di sicurezza urbana equipaggiati con la celebre pistola d'origine austriaca. Questo ci fa sapere Massimo Greco sul piccolo ventenne investito in strada di Fiume, prognosi riservata, ne abbiamo parlato anche noi ieri, incidente ieri mattina in strada di Fiume, un ventenne è stato investito da una Fiat Punto, è stato portato con urgenza al pronto soccorso all'ospedale di Cattinara. Il sinistro si è verificato all'altezza dei numeri civici 44 e 46 della via, appunto di strada di Fiume, quindi poco dopo la struttura sanitaria della Maddalena. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto con una pattuglia insieme all'ambulanza del 118. Il ventenne è stato ricoverato in ospedale, come confermato dalla polizia locale, la prognosi è riservata. Allora andremo a vedere fra poco anche altre notizie locali, ma ci spostiamo per un attimo sui giornali nazionali, ancora prima della pubblicità, per dare una piccola panoramica su quella che è la guerra in Ucraina, il conflitto in Ucraina. Si infiamma la linea del fronte, prove generali di controffensiva, qui siamo sul Corriere della Sera. I russi respinto un grosso affondo, gli ucraini un fake, ma aumentano i colpi e i movimenti di truppe, quello che sta succedendo, qui vediamo anche una foto dall'alto, dal drone probabilmente. Poi Poroshenko, sarà un attacco multiplo, il miglior mediatore e il nostro esercito, l'ex leader, ho speso 70 milioni di tasca mia, dice Petro Poroshenko. Poi ancora visto da Kiev, il nemico mente, ogni metro è importante, oggi è stata una buona giornata per noi, dicono gli ucraini. Andiamo ancora a vedere sempre sul Corriere della Sera la missione del cardinale Zuppi a Kiev nell'ora più difficile, la pace non resti solo un sogno. Il cardinale inviato dal Papa ha visitato Bucha e incontrato i politici, oggi vedrà Zelensky. Il Vaticano prepara anche la visita a Mosca con l'incognita Putin, l'interlocutore possibile e il patriarca Kirill. Questi sono i movimenti anche per quanto riguarda le diplomazie. Allora vediamo anche il primo piano invece sul governo, Meloni e le accuse di autoritarismo, assurdo, facciamo come Draghi, si difende appunto Meloni. La difesa sulla Corte dei Conti, oggi sarà in Tunisia la premier per i migranti, lavoriamo per evitare il default, dice una parte consistente
consistente degli italiani è contro gli aiuti all'Ucraina. Io sono disposta a perdere un pezzo di popolarità, ha detto. Sulla Schlein dice: se non distingue il dissenso dalla censura, in Italia sì che abbiamo un problema. E poi ancora: mi do 5 anni come orizzonte, questo vuol dire che non governo guardando al consenso immediato. Qui vediamo appunto una foto di Giorgia Meloni con la madre del maresciallo Filippo Savi, morto nel 2007, alla cerimonia per per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, di cui abbiamo parlato anche noi nella giornata di ieri. Allora adesso dobbiamo andare velocemente in pubblicità, subito dopo torneremo proprio con la cerimonia invece che si è svolta qui a Trieste per celebrare l'anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora subito andiamo a vedere gli aggiornamenti di cronaca, perché prima avevamo parlato degli investimenti della giornata di ieri, oggi ieri sera ci sono stati 2 interventi del SORES a Lignano Sabbia d'Oro, gli altri 2 investimenti erano accaduti qui in città. Allora, una giovane donna cittadina italiana è stata soccorsa dai sanitari per le ferite che ha riportato in seguito un incidente stradale che si è verificato intorno alle 22 di ieri sera lungo Viale Centrale a Lignano Sabbia d'Oro. Stava camminando ed è stata investita da un mezzo in transito e quindi sono intervenuti gli infermieri appunto della SORES, che hanno inviato un equipaggio di un'ambulanza proveniente proprio da Lignano. È stata portata la donna alla Tisana, all'ospedale di Latisana, per la cura di ferite non gravi. Però poco dopo, intorno alle 23, sempre lungo Viale Centrale, una donna straniera che stava pedalando in sella una bicicletta è stata investita da una vettura e rovinata malamente a terra. In questo caso è stato necessario un intervento dell'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna, una cittadina straniera, e l'ha portata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. In entrambi i casi sono stati attivate le forze appunto pubbliche di polizia. Allora, dicevamo prima della pubblicità del 209 anniversario dei Carabinieri, il raduno a Sant'Antonio ieri per l'Arma, premiati militari, gruppi che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio. Noi ieri abbiamo realizzato proprio un servizio su questa celebrazione sotto la pioggia in piazza Sant'Antonio, comunque una cerimonia riuscita. Vediamo insieme. Siamo la polizia, la forza di polizia di prossimità per eccellenza. Noi siamo vicini al cittadino sempre e comunque. Così il colonnello Mauro Carrozzo, comandante dei Carabinieri di Trieste, ha sintetizzato lo spirito dell'Arma in occasione del suo 209 anniversario. La cerimonia ha avuto luogo questa mattina in piazza Sant'Antonio Nuovo, sotto la pioggia battente, alla presenza delle autorità. Il comandante Carrozzo ha parlato di un'azione sinergica compiuta con le altre forze dell'ordine, sotto la guida illuminante del prefetto Pietro Signoriello e della procura guidata da Antonio De Nicolo. Devo dire, non per negare i tempi passati, io sto vivendo questo tempo presente, in questo tempo presente c'è veramente una grandissima sinergia non solo tra le istituzioni, ma anche tra le persone che governano le istituzioni. Sono circa 13.000 le richieste di intervento giunte nel 2022 ai Carabinieri di Trieste, oltre 11.000 i servizi di controllo del territorio, con 203 persone arrestate e quasi 1.500 denunciate in stato di libertà. Questi dati più importanti relativi all'attività del Comando Provinciale di Trieste. Trieste, come tutti quanti sappiamo, è un territorio, una società in continua evoluzione, anche economica, non solo sociale. E quindi, come tutte queste grandi parabole di crescita economica, portano con sé degli aspetti assolutamente importanti, positivi, di grande crescita sociale e civile, ma possono eventualmente portare con sé anche delle piccole criticità. Ciò che secondo me è importante non tanto ammettere, perché è così,
che possano esserci queste criticità, ma comprendere che quella rete di prevenzione ed eventualmente di repressione che viene attuata dallo Stato da parte di tutte le amministrazioni, la Prefettura, la Procura della Repubblica e tutte le forze dell'ordine insieme, riescono sempre a dare comunque una pronta risposta. Peraltro mi sembra di poter dire con assoluta certezza che su Trieste c'è un livello di sicurezza comunque molto alto. Allora, queste appunto le parole del comandante Carrozzo. Torniamo a leggere il piccolo e parliamo invece di clima nella giornata proprio dedicata all'ambiente, che era la giornata di ieri. Allora, meno piogge, più notti tropicali, così Trieste si scopre sempre più calda. Il trend emerso dal rapporto Istat, che individua e mette a confronto una serie di parametri degli ultimi 40 anni. Nel 2021, appena 4 giorni di gelo e ben 107 definiti estivi, temperatura mai scesa sotto i meno 3,7 gradi. Rispetto al periodo 2006-2015, le volte in cui si è dormito con più di 20 gradi sono salite da 58 a 68, quindi questo è il fenomeno in crescita. Quindi leggiamo un po' dell'articolo di Laura Tonero: a Trieste piove sempre meno, un trend che sembra stridere più dopo le precipitazioni delle ultime ore e più in generale dopo un mese di maggio che ha costretto i triestini a giornate intere con l'ombrello sotto braccio. Da un confronto, un'analisi dei dati degli ultimi decenni, tuttavia l'Istat nel suo recente rapporto rileva una media negativa di meno 281,9 mm di quella che viene definita l'anomalia di precipitazione del 2021 rispetto al valore climatico registrato tra gli anni 81-2010. Il medesimo parametro rimane negativo a quota 261,4 mm anche se rapportato a quello medio negli anni considerati più di recente tra il 2006 e 2015. Quindi questo è il trend per quanto riguarda il clima nella zona di Trieste. Il climatologo Cicogna: temperatura in costante aumento e i dati 2022 sono stati eloquenti. La siccità è il risvolto maggiormente anomalo. Il trend si mostra pesantemente pure a Udine e più in generale nella pianura friulana, quindi questo accade anche qui vicino a noi. Un'altra notizia: il coro partigiano Tomašić, la festa dei 50 anni, stasera a Rossetti il concerto celebrativo del gruppo nato per tenere viva la tradizione musicale legata alla resistenza e agli ideali di pace e uguaglianza. Applauditi anche da Pertini e Leone le esibizioni storiche. Qui vediamo immagini appunto che hanno una certa età. Artisti under 35, protagonisti dell'estate di Duino Aurisina, il programma degli eventi da qui al 19 agosto, nuove generazioni in vetrina nel cartellone stagionale fra Mondo Unito, Castello, Culturidom, Casa della Pietra, Malchina, San Giovanni, Prepotto e San Mauro. Questo è il programma degli eventi presentato ieri. Poi ancora invece la condanna di Fratelli d'Italia, bandierine titine nei pressi della Foiba, bandierine della ex Jugoslavia con la scritta Tito abbandonate proprio nei pressi della Foiba di Basovizza. Addio a Sfregola, lo studioso innamorato del suo Carso, aveva 88 anni, naturalista, fotografo, curatore di numerosi testi e libri, era considerato uno dei massimi conoscitori dell'Altopiano, custode della Grotta Nera, svolgeva anche l'attività di guida per le scolaresche. C'è stata anche la bonifica dei fondali della costa promossa nella giornata mondiale dell'ambiente, patto transfrontaliero per la pulizia del mare di San Bartolomeo. Questa è l'iniziativa. Noi ieri invece abbiamo seguito un convegno promosso dalla SUGI in collaborazione però con altri enti, proprio dedicato all'ambiente, alla giornata internazionale dell'ambiente. Un convegno che è stato centrato in particolare sulla tutela delle acque, del mare, ma un po' anche dell'aria, quindi dell'ambiente in generale, e a partire proprio dalla gestione corretta dei rifiuti. Vediamo.
La giornata mondiale dell'ambiente si festeggia il 5 giugno di ogni anno. Asugi, in collaborazione con Regione, OGS, Università di Trieste, Area Marina Protetta di Miramare, Acegas APS AMGA, esperti ambientali, istituti superiori di Trieste e Eco Eridania, ha promosso un convegno per confrontarsi sulle tematiche ambientali e stipulare un patto tra cittadini per la salvaguardia del nostro pianeta, a cominciare dal tema della gestione corretta dei rifiuti. Non è un caso che questo convegno si svolga all'università e nell'ambiente di Catinara, perché l'ospedale è uno dei più grossi produttori di rifiuti. Abbiamo già iniziato nelle sale operatorie, dove è partito un progetto molto serio, molto solido per la differenziazione molto spinta dei rifiuti, che rappresenterà un risparmio nell'anidride carbonica e un notevolissimo risparmio economico per l'azienda. Anche una più razionale gestione dei farmaci può aiutare a tenere pulito l'ambiente. Per noi è importante essere qui in questa giornata perché vogliamo proporre quella che non è solo la cura del paziente, ma associare anche la cura dell'ambiente. E questo si può fare in maniera molto semplice, garantendo una gestione dei farmaci che non sia né dispendiosa e tantomeno sia importante per quello che è l'impatto a livello ambientale, e cioè l'uso di siringhe preriempite che permettono l'uso oculato del farmaco al bisogno. Importantissimo, perché stiamo valutando l'impatto ambientale di tutti i nostri tipi di rifiuti, tramutandoli in produzione di CO2 ed inquinamento totale rispetto all'ambiente. Questa giornata è stata ideata e voluta da noi, dalla nostra azienda, proprio per incominciare a discutere in maniera elevata su questi temi e per prendere delle decisioni importantissime. Ovvio che l'ospedale è importante per quanto riguarda il rifiuto, però una corretta educazione che parte dai più giovani, dai bambini, anche dall'asilo, è una cosa che noi sosteniamo da tempo e mettiamo in campo anche risorse importanti, oltre all'educazione anche degli adulti. Allora, questa è la giornata appunto internazionale dell'ambiente, ma torniamo a leggere i giornali e andiamo sulle cronache del Corriere della Sera, torniamo sul caso terribile di Giulia e del suo omicidio. Allora, qui c'è la confessione dell'assassino: non provavo rabbia o voglia di vendetta, ho ucciso Giulia senza un motivo, in bagnatiello ho lavato il coltello, poi l'ho rimesso a posto. Ha ucciso Giulia senza un motivo, senza una ragione, ammesso che ce ne possa mai essere una, per togliere la vita a un essere umano e a farlo per di più alla donna che sta per dare alla luce il proprio bambino. Nel momento in cui ho deciso di uccidere la mia compagna non c'era né ira né rabbia né desiderio di vendetta, dice Alessandro Impagnatiello al giudice. Lo scarno verbale del suo interrogatorio è freddo, gelido, come le sue parole mentre racconta come ha ucciso Giulia e il piccolo Tiago che sarebbe nato tra 2 mesi. Carcere di San Vittore, le 10 di venerdì scorso, fuori splende il sole estivo, nella stanza riservata agli interrogatori Impagnatiello siede davanti al GIP Angela Minerva per l'interrogatorio di garanzia. A fianco c'è il suo legale Sebastiano Sartori. Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere, reati che possono valere l'ergastolo. I magistrati e i carabinieri hanno lavorato senza sosta per 4 giorni, hanno escluso il depistaggio di un allontanamento volontario e stretto sempre più il cerchio sul barman dell'Armani fino alla notte tra mercoledì e giovedì, quando gli indizi raccolti fanno crollare il castello di bugie fino alla confessione. Quindi queste le prime parole che riusciamo a sapere dall'interrogatorio all'assassino di Giulia. Allora, vediamo altre notizie, torniamo sul piccolo e passiamo invece alla politica. Si parla del Partito Democratico, assemblea spaccata sui tempi del congresso per il nuovo segretario. La palla passa a Roma, il partito dovrà eleggere il leader del Friuli Venezia Giulia dopo il passo indietro di Liva. La minoranza preme per la rapidità, saltata la mediazione di Blagina. La scelta potrebbe essere presa entro metà ottobre. Cosolini e Russo si chiamano fuori fra le ipotesi Pozzo e Martinez. Questo è il movimento che sta avvenendo all'interno del Partito Democratico. Renzo
Oliva, già sindaco di Rovere d'Impiano e responsabile economia dell'allora segreteria uscente a guida Cristiano Sciaurli, era stato eletto segretario regionale del PD a fine ottobre 2022 con l'obiettivo dichiarato di portare il partito verso le elezioni regionali per poi fare un passo indietro. Ora il PD riprende il percorso congressuale per individuare il nuovo segretario. Allora andiamo a vedere invece la presentazione della stagione estiva in Friuli Venezia Giulia da parte dell'assessore Bini e del presidente Fedriga, l'obiettivo dei 10 milioni di presenze. Turismo, la regione punta a superare il record del 2022. Bini nei primi 5 mesi più 14,7%. Fedriga al lavoro come sistema, dati e previsioni. Friuli Venezia Giulia alza l'asticella delle proprie ambizioni e dopo gli ottimi primi 5 mesi dell'anno punta a chiudere il 2023 a 10 milioni di presenze turistiche, decisamente più dei 9 milioni 400 mila, dato comunque record per la regione del 2022. I numeri sono evidenti già per questa prima parte dell'anno, ha commentato ieri in conferenza stampa l'assessore regionale al turismo Sergio Bini. Da gennaio a maggio rispetto allo stesso periodo del 2022 si registra un più 14,7% di turisti, che equivalgono a 2.145.700 presenze. Crescono sia gli stranieri sia gli italiani, ma soprattutto gli stranieri, un più 20,4%. Fino a questo momento ovviamente la montagna, quella che ha registrato l'incremento maggiore, ma anche le città continuano a calamitare il turista. Udine cresce più 23, Trieste più 16,3, Gorizia più 12,5, Pordenone più 8,7, con aumenti anche sui nostri gioielli d'arte e storia come la macroarea di Grado Aquileia e Palmanova e le località della costa di forte richiamo come Marano e Lignano. È un bilancio molto positivo, ma che lascia aperti importanti margini di sviluppo ulteriore su cui intendiamo continuare a lavorare, ha detto l'assessore, e investire con determinazione e programmazione di lungo periodo. Questa è la notizia. Ancora nel pacchetto estate definito da amministrazione Promoturismo, anche centinaia di visite guidate alle città d'arte e grandi concerti, dalla nuova zip line aperta sul Monte Lussari ai live di Sky in spiaggia, insomma tutte le varie proposte per il cartellone estivo. Il rapper lombardo si esibirà, il rapper lombardo Lazza, che vediamo qui, si esibirà a Villa Manini nella serata del 30 giugno, e poi qui vediamo appunto le novità che sono aperte un po' in varie parti della regione. Concerti, eventi, sia grandi che piccoli, mostre, centinaia di manifestazioni dalla montagna al mare, con un focus sulle città dove si punterà decisamente su arte e cultura. Sull'estate 2023 del Friuli Venezia Giulia si è alzato il sipario ieri, quando il presidente Fedriga, l'assessore Bini e i vertici di Promoturismo hanno presentato il programma e le ambizioni della nuova stagione turistica. Questa è la presentazione. Poi ancora nel 2024 il Giro d'Italia torna in regione e per Gorizia, Nova Gorizia 2025 si lavora alla tappa senza confini. L'esponente del comitato organizzatore Urbani conferma l'impegno per un'edizione speciale in vista della capitale della cultura, ricordato il successo del recente passaggio della Carovana Rosa a Tarvisio, 800 milioni di contatti tra TV e social. Il prossimo 18 giugno, ultimo atto nel giro del giro Under 23 Next Gen, che dal Friuli arriverà a Trieste via Cormons. E qui passiamo a un approfondimento sul tema di cui si parla molto in questi giorni. Allora, la geopolitica del dessert e il ritorno all'Austria Felix attraverso una fetta di Sacher. Dietro alla corsa dei triestini ad accaparrarsi la torta del nuovo caffè viennese aperto in città, lo scrittore Marani legge il desiderio di ricreare l'impero liberandosi dell'italianità mal sopportata. Allora andiamo a leggere un po' di questo articolo, poi rivedremo insieme il nostro servizio garantito
garantendo insomma che il caffè dovrebbe riaprire proprio oggi, questa mattina. Appena arrivata a Trieste, la Sacher Torte già divide e suscita una di quelle tipiche risse d'opinione che periodicamente si scatenano nella città più levantina dell'estinto impero asburgico e più asburgica della Repubblica Italiana. Quel che si è detto e scritto sulla linea aerea Decaposto, meglio nota come Ovovia, o sulle peripezie della Triestina ultima fra gli ultimi, rischia di diventare risibile al confronto della polemica sulla Sacher, il cui prezzo elevato ha indignato i numerosi avventori che i primi di giugno si sono scagliati come un solo uomo nei locali del caffè Sacher di Via Dante fino ad esaurirne le scorte. Proprio di questo abbiamo parlato nel nostro servizio, poi magari continuiamo anche con questo articolo appunto dello scrittore Diego Marani. Vediamo. Dopo la chiusura per esaurimento torte di ieri e quella normale di riposo settimanale nella giornata odierna, domani il caffè Sacher di Trieste tornerà ad aprire regolarmente, con una scorta, immaginiamo, rafforzata degli apprezzatissimi dolci appena arrivati direttamente da Vienna. In soli 3 giorni d'apertura, infatti, sono andate a ruba le fette di Sacher torte con la panna, ma anche le confezioni regalo e i cubetti, tanto da lasciare sguarnito il locale appena aperto al posto del calzaturificio Rosini in Via Dante. Un successo un gradimento oltre ogni più rosea aspettativa anche da parte dello stesso proprietario. Il primo caffè come caffè proprio, sì, è il primo in Italia. C'è qualche anno fa c'era un punto di vendita a Bolzano, da 4-5 anni non esiste più e così siamo proprio i primi. Intanto non cenna a placarsi la polemica sulle parole del sindaco, che ai nostri microfoni aveva commentato così le lamentele sui prezzi alti del locale. Ma insomma basta polemica, io sono un ottimista, insomma, se hai i soldi vai, se no guardi. Alle critiche per la frase sulla possibilità di stare a guardare si sono aggiunti in giornata molti meme o battute più o meno riuscite. Per niente turbato dalle polemiche, il sindaco ha tagliato corto. È un grande orgoglio che sia stata scelta Trieste per aprire il caffè Sacher, ha detto, e nessuno pensa alla cifra enorme che è stata investita per aprire il locale. È il primo negozio che viene via da Vienna, per cui Trieste, mi fa molto piacere, c'era pieno di gente e poi è sempre bello mangiare una fetta di torta Sacher. E allora torniamo a leggere un po' dell'articolo appunto di Marani. Il fatto è che in realtà qui non si sta parlando di torte, dice lo scrittore direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Qui c'è in ballo ben di più. In quella fetta di cioccolato i triestini si aspettavano la liberazione da tutti i loro mali, la redenzione dall'italianità stracciona in cui sono precipitati ormai più di un secolo fa, con la sconfitta degli inventori della Sacher torte, da cui non si sono più risollevati in fin dei conti, perfino la guarigione dalla loro triestinità, quale male invisibile che si manifesta come una malinconia, una vanità, una tonalità della bronzatura mai poca, un parlare da soli nel vento, un inveire perpetuo contro tutto quello che non è triestino. Insomma, la Sacher torte doveva essere la pozione magica che li avrebbe infine resi felici, meno scontrosi, meno arrabbiati col mondo, nuovamente austriaci, di quell'Austria così immaginaria che non è neppure nei libri e che i triestini sognano come un paradiso perduto. Laddove non arriva la geopolitica, talvolta ci arriva una glassa al cioccolato, come sono caduti i confini di Slovenia e Croazia, perché non può cadere quel confine interiore che ha sempre fatto i triestini stranieri ovunque, in Austria come in Italia. Adesso che i pronipoti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, ridicendolo in Audi con orgoglio, con orgogliosa sicurezza, le valli che i loro bisnonni avevano risalito in disordine senza speranza, stavolta per comprarci casa a Trieste e venirci in vacanza, i triestini sognano un ritorno dell'Austria Felix, una reincarnata principessa Sissi che con un bacio al cioccolato li trasformi da rospi in principi, loro da più di un secolo dannati a un'italianità di recupero. Insomma, davvero interessante, carina, insomma, questo articolo di Diego Marani quest'oggi sul Piccolo, con tutti i riferimenti. Lo trovate appunto sul quotidiano locale, nelle pagine interne. Allora, dobbiamo fermare
fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia dei nostri ospiti, ma anche dei collegamenti esterni oggi con il nostro Bernardo Gulotta. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno a Emanuele Cristelli di Italia Viva. Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui, allora, che sta seguendo anche lui, come tutti, anche la polemica sulla Sacher-Tort. Sulla Sacher-Tort. anche lei, insomma, ha seguito un po'. Sì, tra l'altro ci scrive proprio in questo istante il signor Gianni. Allora leggiamo subito la mail proprio su questo argomento. Buongiorno da Gianni, Caffè Sacher. Sindaco ha detto basta polemiche, se si hanno i soldi si va, altrimenti si guarda. Non pensate che una frase del genere detta dal primo cittadino sia una mancanza di sensibilità e rispetto nei confronti di chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, nei confronti dei poveri, insomma, della città. Non minimizzare o peggio giustificare una frase che sa di schiaffo a chi certe cose non può permettersele, dice Gianni. Insomma, c'è stata un po' di polemica intorno anche proprio le parole del sindaco, che magari aveva inteso fare una battuta assolutamente. No? Ma i toni usati dal sindaco è evidente sono stati eccessivi, nel senso che come si può dire, quasi colpevolizzare l'impossibilità di andare, non andare ad assaggiare una fetta di Sacher è quantomeno inopportuno, diciamo, no? Per un sindaco di una città. Detto ciò, io mi piace sempre andare alla radice delle questioni. La polemica nasce su una presunta necessità di dover calmierare il prezzo della Sacher-Tort a Trieste, forse per una derivazione di, non so, una qualche forma di legge dell'impero austro-ungarico per il diritto alla Sacher-Tort di Trieste. Non lo so, questa è una battuta, però cioè, risponde a un'esigenza, ovvero vogliamo essere una città attrattiva o no? Cioè, alla fine è quello poi il punto, no? Cioè, essere provinciali, guardarci il nostro ombelico e quindi arrabbiarci perché viene 8,90 € una fetta di Sacher-Tort, cioè l'unica originale al mondo. Penso sia inopportuno anche questo da parte di una cittadinanza adulta, matura e che ha consapevolezza di quello che è Trieste e può diventare Trieste. Quindi io credo che sia stato inopportuno assolutamente i toni, siano stati inopportuni i toni usati dal sindaco, perché è chiaro che non è che si tevardi sei qualcosa in meno, cioè sei persona. Però io penso che il sindaco si rivolgeva soprattutto a chi piace fare polemica, non tanto a chi non ha lo status per anticipato dicendo basta polemica. Esatto, no? Cioè, se si riferiva, io interpreto di piazza pensiero senza presunzione, ma si rivolgeva a chi faceva polemica, che spesso e volentieri è anche chi se lo può permettere di andarci alla Sacher-Tort, usando anche un po' di, facendo un po' di polemica. Quindi, secondo me, il discorso qual è? Che io credo che la lotta di classe non si faccia a colpi di torte o altro, si fa un discorso più serio, ovvero oggettivamente viviamo in una situazione di caro prezzi, di caro vita, molte persone hanno difficoltà e quindi giustamente ci può essere un po' di rabbia nelle persone ed è rispettabile e condivisibile. Questo non toglie il fatto che è un evento importante avere il Caffè Sacher a Trieste, vuoi per motivi culturali, vuoi per motivi storici, di corrispondenza, di gemellaggio con Vienna, vuoi per motivi turistici, perché comunque l'afflusso turistico porta chiaramente a vedere la possibilità di andare al Caffè Sacher senza farsi altre 4 ore di macchina per andare a Vienna, è veramente un'opportunità. Quindi io credo che le polemiche, sia da una parte che dall'altra, siano futili. Certo. Futili. Allora, comunque continuano. Allora, fra poco ci collegheremo, ecco, lo vedo già inquadrato, con il nostro Bernardo Gulotta, che credo si trovi in zona Musei di Via Cumano, se non mi sbaglio. Buongiorno a te, Bernardo. Buongiorno. Sì, buongiorno, siamo esattamente nel polo museale di Via Cumano, fra il Museo Civico di Storia Naturale e il Museo della Guerra de Enriquez, siamo nel piazzale, diciamo, che accoglie le persone proprio nell'ingresso di questi due musei. Voi parlavate di turismo un attimo fa ed è uno degli argomenti, insomma, più, diciamo, in voga in questo momento, perché la città
si sta riscoprendo sempre più turistica, lo dicono i numeri della Federalberghi, lo dicono i numeri che ci vengono riferiti dalla FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercenti, lo dice anche il sindaco, al di là della fetta di torta o meno, ma la presenza dei turisti comunque in città è abbastanza evidente ed è abbastanza anche palpabile che c'è un interesse nei confronti di Trieste, non soltanto da quello che è il consueto turismo tedesco, austriaco oppure dei Balcani, croato, sloveno e altri paesi, ma stanno arrivando anche dal Regno Unito, da oltreoceano, qualcuno dall'Asia, insomma è una città che si sta scoprendo sempre di più e che sta facendo vedere poi abbastanza semplicemente la sua natura di città vissuta dai triestini. Molti sono affascinati dai palazzi, molti sono affascinati anche chiaramente dal centro storico, dalla piazza, dai reperti romani, dalla zona di San Giusto, dal castello di Miramare che, come ci ha riferito la direttrice del museo, e del museo, quindi del castello e del parco Andreina Contessa, già nel primo semestre sono superati i numeri del 2019 che era l'anno preso a riferimento, quello pre-Covid, che aveva registrato i numeri più alti del turismo in città. Noi oggi siamo in uno di quei poli che sono un po' croce delizia della città di Trieste. Perché? Perché i due musei di oggi, che poi fra poco andremo anche a vedere all'interno, sono sicuramente dignitosi e hanno tantissime illustrazioni molto importanti e molto suggestive da vedere. Ciò che stride forse in questo posto, ma lo si è detto da tanti anni, è un po' la location, ovvero un po' decentrata da quello che è il giro turistico e collegata, sì, perché gli autobus ci sono, noi siamo rientrati da via Tomins, ma perché l'ingresso è stato, diciamo, scelto da quel lato, poi però in via Cumano l'autobus ferma sicuramente. Sicuramente vicino c'è Piazzale De Gasperi, quindi sicuramente è un punto dove anche si può trovare posteggio, non sempre con facilità, ma si può trovare. Ciò che però, come si evidenziava prima, talvolta è un attimo la perplessità è la sua posizione. È chiaro che dopo anche andare a ridisegnare la mappa dei musei cercando dei luoghi adatti per poterli ospitare non è sempre facile, non è, come detto, sempre facile concentrare tutto nel centro cittadino. Andando anche nelle altre città si vede come l'itinerario turistico spazia da un punto all'altro della città, addirittura molte delle attrazioni nelle grandi capitali europee sono anche abbastanza distanti dal centro, quindi in questo diciamo un modello che anche Trieste ricalca seguendo alcune delle altre città europee. Ecco, Bernardo, difficile poterla paragonare alle grandi città, però sicuramente è un qualcosa da tenere in considerazione. Prego. Forse appunto più che il fatto che sia decentrata la location e magari anche la poca disponibilità di servizi attorno, no? Un'area un pochino isolata. Sì, quello senza dubbio. Chi viene qui viene comunque ben servita. In maniera specifica per visitare, esatto, i musei. Esatto, non c'è molto altro, forse più, sarebbe opportuno magari pensare a qualcosa di in aggiunta al servizio museo da proporre nel contesto, insomma, per arricchire un pochino, no, l'offerta, forse questo azzardo. Sì, ecco. Il contesto di fatto è molto residenziale, infatti. È poco commerciale ed è anche poco turistico proprio perché non vi sono attrattive né grandi contenitori né spazi che siano degni di una visita turistica per chi viene a Trieste, soprattutto ricordiamo il turismo triestino è abbastanza mordi e fuggi, è uno di quei concetti che molti del settore vogliono cercare di allungare dalle tre notti alle cinque per poter fare in modo che i turisti poi vengano a Trieste, spendano di più e abbiano modo di visitare con più calma, però lo sappiamo anche noi, Trieste è una città piccola se vogliamo paragonarla a quelli che sono i flussi turistici mondiali e quindi visitabile comodamente in tre giorni. Fra l'altro chi arriva a Trieste talvolta si distribuisce fra il mare e il Carso, fra le località balneari come Grado o Lignano Sabbiadoro e altri invece scelgono di andare anche oltre confine. Chi fa tappa a Trieste per andare in giornata a Venezia vuole il collegamento ferroviario, sempre non perfetto come tempistica, ma questo è un tema annoso, vuoi anche quello marittimo con le altre località anche dell'Istria, sta di fatto che poi Trieste diventa baricentrica anche per tutto un territorio che non è solo regionale ma è anche transfrontaliero. Ora noi ti torniamo alla linea perché è pronta la dottoressa
che ci guiderà oggi all'interno del Museo di Storia Naturale, quindi il tempo tecnico di poter spostarci. Bene. Con la telecamera, poi d'accordo. Saremo in presa diretta come immagini per farvi vedere un po' le bellezze che contiene questo museo, poi abbiamo il Museo della Guerra del Ricketts subito a fianco, non andremo a fare un tour guidato come se fosse, diciamo, una visita turistica vera e propria, però andiamo ad identificare quelli che sono alcune peculiarità di questo museo anche per accattivare i triestini che magari danno per scontato che esiste un museo importante a Trieste, ma magari ci sono venuti solo tanti anni fa o non ci sono venuti proprio, perché poi i primi a scoprire la città sono spesso i triestini, è io vero. Dico i triestini perché siamo a Trieste, i concittadini di una città che, dando proprio per scontato che tanto ci si può andare qualunque pomeriggio finito lavoro, magari non sono mai venuti. Ecco, sarebbe bello guardare anche da vicino quello che contiene la città per poi poterla vendere anche meglio con il passaparola con amici e altri che vengono in visita. Ci vediamo tra poco. A fra pochissimo, allora grazie a Bernardo Gulotta. Beh, insomma, è interessante quello che dice Bernardo, no? Dovremmo certo. essere anche noi i primi promotori, no? della nostra città. Spesso lo facciamo. Spesso lo facciamo e vedo sempre che c'è molto, nonostante poi appunto le polemiche, esatto. c'è comunque molto orgoglio e si vede sempre. Ma sul punto io penso che appunto sia stata detta una cosa giusta, cioè i luoghi della cultura non possono essere concepiti più ormai almeno come luoghi a compartimenti stagni dove si va perché in qualche modo c'è la volontà strenua di visitare quel museo. Dobbiamo accettare il fatto che il turismo in questa città è comunque appunto in una dimensione un po' più frugale, un po' più appunto mordi e fuggi, quindi dobbiamo anche in qualche modo metterglielo sotto gli occhi al turista, la possibilità. Lo fai come? O appunto concentrando, ma a volte non è possibile, nella zona più, diciamo, del centro città, oppure creando un'attrattività che sia non solo legata al museo. I musei forse dovrebbero essere interconnessi più con i rioni dove vivono, quindi fornendo anche essi stessi, i musei, dei servizi in più, no? Cioè nel senso che all'estero spesso i musei non sono solo musei, sono sale convegni, sono spazi per lo studio, sono luoghi dove andare a leggere il giornale, sono con attività di ristoro, cioè sono cose che creano sistema anche poi con il tessuto socio-economico circostante. Questo forse manca, ma perché diciamo che l'Italia complessivamente, non solo Trieste, ha una visione un po' su questo antiquata del turismo. E più in generale io penso che la chiave sempre di tutto è investire sull'identità, cioè quello che ha Trieste, che forse molte realtà non hanno, e che ha una storia da raccontare, cioè la chiave oggi è raccontare una storia alle persone e farle interessare, perché il buon cibo, i trasporti che funzionano, il mare, eccetera, più o meno riescono ad averlo tutti. Quello che fa la differenza è raccontare una storia, è incuriosire le persone. E noi per fortuna ce l'abbiamo una storia, anche abbiamo abbastanza movimentata, e tante storie, vero, quindi io l'ho visto che Torino sta facendo questo investimento sulla propria storia, sulla propria identità, proprio anche come brand di città, e noi dovremmo fare la stessa cosa, secondo me. In parte la regione lo sta facendo. Secondo me, nello specifico su Trieste, si può fare molto di più, cioè ancora sull'identità. Questa è la direzione, insomma. Sì. Restiamo in zona, ci scrive il signor, dunque vediamo, Gregorio, quando verrà eliminata quella vergogna di area recintata da anni in Piazzale De Gasperi, accanto all'ingresso dell'ex fiera, piena di erbacce e spazzatura, degna delle peggiori periferie degradate. Questo dice il signor Gregorio. È una delle tante situazioni, vedevamo anche l'altra volta con Bernardo i piedistalli che rimangono fermi per anni, anche nelle varie zone, i cantieri che sono fermi. Allora, Bernardo proprio lo vediamo collegato nuovamente dall'interno del Museo di Storia Naturale. Allora, chi è la tua ospite? Raccontaci insomma un pochino che cosa ci farete vedere in questo collegamento. Ben ritrovati a tutti, di nuovo buongiorno allo studio e ai telespettatori. Siamo in compagnia della dottoressa Deborah Arbulla, che è la curatrice del Museo di Storia Naturale, dove siamo oggi all'interno. Abbiamo cominciato già nei meandri delle prime sale, abbiamo alle spalle un bel esemplare di orso delle caverne. Intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Questa che sala è espositiva? Questa è la sala dedicata alla caverna Pokhala, quindi all'interno del percorso del museo è una delle prime sale che si trovano entrando a sinistra, e questa sala è dedicata al quaternario sul Carso Triestino in senso lato e poi in particolare alla caverna Pokhala e all'orso delle caverne. Ecco, andiamo a vedere un po' più da vicino, poi qui stiamo anche attenti a non danneggiare lo scheletro di questo esemplare, che sarebbe anche questo un orso? Questo è un orso delle caverne, questo è il reperto originale, mentre la grande ricostruzione è un esemplare, è un pupazzo, perché questo è un animale estinto. Quindi è estinto circa 24.000 anni fa e per quasi un secolo era il simbolo del Museo di Trieste, stava proprio nel nostro logo, perché era proprio un animale simbolico, il tipico rappresentante della fauna diluviale, quindi dei grandi mammiferi estinti, e lui viveva sul Carso. È stato trovato in migliaia di reperti, in alcune grotte, in particolare nella caverna Pokhala di Duino Urisina, alla quale una parte di questa sala è dedicata. Che contesto faunistico e comunque naturalistico c'era all'epoca per permettere la vita di esemplari di questo tipo? Allora, nonostante la mole, questo esemplare era adattato ad una dieta vegetariana, per cui evidentemente per sopportare animali di questo tipo la parte vegetativa era molto abbondante, e lui è estinto proprio perché durante l'ultima glaciazione la riduzione dei vegetali, quindi meno vegetali e di minore qualità, non ha permesso la sopravvivenza di questo grande animale, che pur essendo appartenendo all'ordine dei carnivori era adattato ad una dieta vegetariana, e lo si vede molto molto bene guardando il cranio. Ecco, sul cranio, che è il più grande cranio di un orso che un orso abbia mai raggiunto, anche la taglia è immensa, probabilmente il più grande orso mai esistito sulla terra. Il cranio è particolarmente grande perché serviva per l'inserzione dei potenti muscoli della masticazione, perché per sopportare un animale così grande, per poter sopravvivere mangiando vegetali, doveva masticare tutto il giorno. Certo, ma lo vediamo quindi, ci va dal cranio, sì. Lo si vede anche poi diciamo, dai denti fondamentalmente, sì. dalla potenza di mandibola. Dal cranio e dai denti. Allora, il cranio si distingue per questa enorme cresta. Così abbiamo, perché da un lato abbiamo la parte diciamo più scenica, l'esemplare ricostruito, e dall'altro abbiamo proprio lo scheletro, quindi lo si vede, come diceva lei prima, dal cranio. Sì, allora ovviamente quello che un animale mangia lo si vede particolarmente bene dal cranio e dai denti. Nel caso dell'orso, il cranio, che presenta questa enorme cresta sagittale per l'inserzione dei potentissimi muscoli della masticazione, anche gli zigomi molto sviluppati, e poi i denti per due motivi. Primo, perché presentano uno spazio che si chiama diastema, tipico degli erbivori, anche nei cavalli si trova. E poi i molari sono particolarmente grandi e piatti, con funzione di macina, quindi servivano proprio per triturare i vegetali che questo animale masticava tutto il giorno. Quindi questo cranio è diventato particolarmente grande proprio a questo fine. Allora, noi ci spostiamo un po' anche per far vedere la sala che contiene tanti altri reperti. Quindi vediamo un altro, l'orso delle caverne, sempre una ricostruzione sullo scheletro di quest'orso, che era solito, immagino, anche arrampicarsi e utilizzare gli alberi a suo favore. Dunque, questo è un secondo scheletro sempre di orso delle caverne originale, e se si arrampicava, gli orsi oggi si arrampicano, non è escluso che lui lo facesse. È più grande, però maggiore è la mole, più difficile diventa l'atto. Questi sono due reperti storici perché sono stati scavati da Carlo De Marchesetti, mitico direttore del museo per oltre 40 anni, e dal 1876 al 1921, e li scavò in due campagne di scavo del 1905-1906, e quindi sono proprio che avevano la finalità di recuperare resti di orso per montare gli scheletri, perché in questa caverna Pokhala gli scheletri non si trovano mai tutti articolati, ma si trovano tante ossa sparse, e quindi probabilmente questa è una specie di Frankenstein, cioè non sono, esatto, non tutte le ossa appartengono allo stesso individuo, ma si cercavano ossa simili per poter montare uno scheletro armonico. Le faccio questa domanda, poi dobbiamo ricevere la linea allo studio, anche perché fra un po' c'è la pubblicità. Sì. Se noi dovessimo, so che sono passati tanti anni, ma fare un paragone fra quelli che sono gli orsi
dell'epoca e quelli di oggi, a parte immagino la mole, qual è la principale differenza che si può evidenziare? È la dieta. Dieta, perché questi sono tra i pochi orsi, anche il panda ha una dieta vegetariana, ma a parte però la mole è diversa, quindi la dieta vegetariana lo ha contraddistinto ed è stata una delle cause della sua fine e della sua estinzione. Ecco. Laura, noi vi lasciamo con queste immagini anche per qualche commento eventualmente in studio, la lettura delle mail, poi ci sposteremo, ci ritroveremo dopo la pubblicità per altre spiegazioni. Comunque questo è uno dei punti anche di forza, no? Possiamo dire, del museo, quello dell'orso. Sicuramente è anche uno dei punti che caratterizza la nostra zona. A noi piace parlare dei reperti più significativi dei dintorni di Trieste e questo è sicuramente uno dei punti principali. Bene, a voi studio, grazie. Mentre girano ancora le immagini, poi ci risentiremo tra poco per un'altra sala. Senz'altro, allora grazie, è davvero molto, molto interessante quello che ci hanno raccontato. Questa è la ricostruzione anche abbastanza impressionante. Ci scrive Silvana, dice: buongiorno, nei dintorni però del sito regnano le buche sui marciapiedi, parla proprio di via Cumano, deiezioni di cani, assenza di bottini, quindi i servizi ci starebbero bene ma con un minimo di attenzione. Ne parlavamo prima, no? Cioè, il fatto che l'ecosistema intorno è un po' carente, insomma, da quel punto di vista. Mentre si torna sulle polemiche relative alla Sacher, buongiorno cara Laura, a te e al tuo ospite. Credo che questa polemica sul costo della fetta della torta Sacher è veramente ridicola e fuorviante, ci scrive Giorgio. Dai veri problemi della città. Purtroppo i politici locali su queste false problematiche ci sguazzano anche perché non hanno concrete proposte per i nostri concittadini. I veri problemi sono altri: l'occupazione, la sicurezza, l'aumento degli stipendi, la detassazione delle pensioni, la salvaguardia della Varsila, via le accise sulla benzina. Insomma, un po' di un elenco con il quale concordiamo. Tutto sì, concordiamo. Assolutamente altri problemi. Poi questa è una mail che ci ha rimandato più volte, insomma, il signor Giorgio. Condivido, vorrei però sempre ricordare che spesso questa polemica nello specifico a discolpa non nasce ad esempio dal sindaco, ma gli viene lanciata addosso. Poi lui ha i suoi modi, chiaramente, però appunto, come dice giustamente il nostro ascoltatore, ci deve essere la capacità di fare sistema sulle cose serie. La Sacher Tort, cioè anche per chi guarda da fuori e segue il dibattito e dice: hanno aperto il caffè Sacher a Trieste, le reazioni e vedono che c'è una parte di indignazione, non fa neanche una buona pubblicità a noi come città, come sistema. Cioè, anche questo io mi piacerebbe. Mi piacerebbe anche questo da parte della politica locale, che venisse fatto come investimento, cioè far capire che dividiamoci su delle questioni importanti, ma facciamo sistema all'esterno, non diamo un'immagine di questo tipo, di una città litigiosa sul prezzo della fetta di torta. Ecco. Perché, cioè, nel senso che non è un bello spettacolo. Volevo, se possibile, ancora dobbiamo andare in pubblicità. Posso? Fra pochissimo, solamente volevo dire che, in merito al discorso del museo, a me è venuto in mente una cosa legata al discorso di far sistema. Sarebbe interessante che, insieme alla visita al museo, visto che si parla di reperti legati al territorio, potrebbe essere interessante anche visitare quei luoghi, se possibile, chiaramente nei limiti, che sono stati oggetto di interesse di studi archeologici. Perché secondo me anche integrare le discipline potrebbe essere interessante, anche e soprattutto dal punto di vista scolastico e per, ad esempio, studenti, scolaresche, potrebbe essere una cosa interessante, ad esempio. E quello è il discorso di far sistema. Oppure chiaro. Potrebbe essere una bella realizzazione. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria. Ci rivediamo subito dopo, fra poco. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Emanuele Cristelli. C'è anche una telefonata, sentiamola insieme. Pronto, buongiorno. No, non c'è la telefonata. Allora, c'è però la mail che ci scrive Nevio, dice: la polizia locale, invece di comprare le pistole, non era meglio che compravano gli scooter per facilitare il controllo del territorio, come ad esempio i divieti di sosta sullo spazio riservato all'autobus. Per la vigilanza notturna non bastano forse i carabinieri e la polizia di Stato, dice Nevio.
questo è la sua opinione, insomma. Sinceramente, si riferisce a una notizia che abbiamo letto prima. Sì, sì. Cioè, nel senso, ok, ripeto, il controllo del territorio forse si fa anche con altri strumenti che non sia lo scooter. Nel senso... Ecco, allora, i due musei di Via Cumano, invece scrive sempre Nevio, potrebbero essere trasferiti nel mercato all'ingrosso di Campo Marzio. Sarebbe ideale per i turisti, visto che si parla del trasferimento del mercato. Sì, però sì, non si è parla così di strutture semplice, che sono costose, sì, anche solo tenerle accese, aperte, quindi bisogna sempre valutare bene i costi e benefici da questo punto di vista. È vero. Allora, non so se invece è arrivata una telefonata, perché vedo ancora la grafica, no? Allora, vedo però in collegamento nuovamente il nostro Bernardo Gulotta, ancora con la sua ospite, che, di cui in realtà siamo ospiti oggi, certo, perché siamo andati a casa sua a curiosare. Esatto, siamo noi gli ospiti oggi, è vero, più che è vero, altro. Infatti. Siamo noi ospiti oggi all'interno del museo con la dottoressa Arbulla. Andiamo a vedere Antonio, che non so se Cristelli ha mai visitato questo museo e ha mai conosciuto purtroppo Antonio. No. Questo è Antonio, no, dottoressa? Ma è molto piacere. È il reperto originale, perché c'è il palco anche al sito del Villaggio del Pescatore. Chi ha visitato il sito o chi passa di là si riesce ancora a intravedere, lì c'è il calco, quindi la copia, mentre questo è il reperto originale. E quindi è un reperto unico, un genere nuovo per la scienza, una specie nuova, è uno dei dinosauri più completi e meglio conservati al mondo, per cui veramente ha il carattere dell'eccezionalità. Questo che dinosauro era, se dovessimo tracciare la sua razza, insomma? In linea generale era un vegetariano, e apparteneva al grande gruppo degli adrosauroidi, quindi dinosauri dal becco ad anatra, ma un po' più primitivo. Però essendo così, vivendo in un ambiente in qualche modo isolato, ha sviluppato delle caratteristiche uniche, tanto da farlo rientrare in un nuovo genere, quindi Tetisadros insularis, che è il nome scientifico, per cui noi lo chiamiamo Antonio, ma in realtà per tutto il mondo non si chiama Antonio, si chiama Tetisadros insularis, perché la scienza ha una lingua che è uguale in tutto il mondo, per cui anche in Giappone sarà sempre Tetisadros insularis, e questo è comodo. Allora, quando è stato studiato, lui è stato scoperto nel 94, ma il lavoro scientifico è uscito nel 2009 da parte di Dalla Vecchia. Ecco, dal 94 al 2009 per la scienza non esisteva questo esemplare, quindi per noi era Antonio, ma per il mondo scientifico non era nessuno. Quindi è stato molto importante la pubblicazione del lavoro scientifico, che ha decretato quindi un nuovo genere, quindi non soltanto una nuova specie. Questo genere si chiama Tetisadros, che significa proprio dinosauro adrosauroide del mar della Tetide, che era questo mare che stava al posto del nostro Mediterraneo, e la specie è insularis, perché per l'autore e per lo studioso che ha studiato il dinosauro, lui viveva su un'isola, okay, che tra l'altro ha caratterizzato le sue peculiarità. Noi ci andiamo a vedere anche poi quello che questa sala ci offre. Lo stesso Antonio qua è raffigurato come poteva essere fondamentalmente un lucertolone. Sì, questa è una bellissima scultura di Enrico Rizzardi, tutti quanti veramente ci fanno i complimenti, perché addirittura ci sono le squame rappresentate ad una, quindi Antonio poteva essere così. L'unica cosa che non poteva essere così, come no, è il colore, perché il colore di un dinosauro non lo sappiamo e non lo sapremo mai, per cui è sempre a discrezione dei paleoartisti. Ma tutti i dinosauri? Tutti i dinosauri, ci si ispira ai dinosauri viventi, perché i dinosauri non sono estinti, ma sopravvivono negli uccelli, che oggi a rigor di scienza andrebbero ascritti nei dinosauri, si parla di dinosauri aviani. Quindi i dinosauri in realtà non sono estinti. Allora, ispirandosi agli uccelli, alcuni paleoartisti li fanno molto colorati. Bisogna anche dire che il cinema in questo caso ha influito e non poco nell'immaginario collettivo. Da quell'altra parte vediamo quello che era il punto del ritrovamento e come è stato ritrovato, corretto? Dunque, allora, in quest'altra parte si parla un po' più del sito, queste sono queste due macro immagini, sono altri due dinosauri, perché il sito non ha dato soltanto Antonio, o tra poco vedremo un altro dinosauro bruno, ma ce ne sono tanti. Qui è presente Primus, per esempio, sono soltanto delle zampe anteriori. Il primo dinosauro in assoluto scoperto al sito è uno dei primi scoperti in Italia nel 1992, ma di questo dinosauro sono state scoperte solo le zampe anteriori, perfette, articolate, ma nient'altro.
Quindi anche per far capire proprio l'eccezionalità di Antonio, perché lì vicino ci sono altri dinosauri, oppure un altro dinosauro, Tertius, di cui ci sono soltanto alcune ossa sparse e che rimane ancora nel sito, perché nel sito ci sono altri dinosauri da scavare. Poi abbiamo una ricostruzione, un plastico in 3D del giacimento in cui si capisce dove è Antonio e dove ci sono gli altri reperti. E poi c'è la fauna associata, perché la cosa eccezionale, unica nel panorama italiano e anche direi nel panorama europeo del sito del villaggio del pescatore, è che i dinosauri sono stati trovati nella posizione stratigrafica, cioè dentro la roccia che li contenevano, e quindi si può studiare l'ambiente che li caratterizzava. Allora abbiamo due vetrine, una con gli altri reperti trovati ed un'altra con la fauna associata. Quindi non soltanto dinosauri al villaggio del pescatore, ma anche pesci, gamberetti, un coccodrillo non completo ma con una conservazione eccezionale anche questo, una nuova specie, vegetali e un osso di rettile volante, di pterosauro. Quindi chiudendo gli occhi uno può proprio farsi un'idea di quello che era il Carso 80 milioni di anni fa. Ecco, il rimbalzo, più una considerazione da studio, se non ho sentito male prima, da parte di Cristelli. Tanto è importante visitare in un museo come questo ciò che è stato trovato, quanto anche andare sul sito per poter vedere quello che è adesso ovviamente l'ecosistema nel quale vivevano. Certo, l'ambiente, il sito di ritrovamento è sicuramente interessante anche perché completa la visita, ma io sono sicura che col tempo riusciremo nuovamente a creare questa sinergia tra museo e sito. Allora, noi ora ci spostiamo di sala, quindi se avete qualche considerazione da studio, se volete ascoltare delle telefonate o qualcosa, ci possiamo risentire fra un paio di minuti. Benissimo, vi consentiamo allora di spostarvi all'interno di questo bellissimo museo, uno scrigno di tesori, no? L'abbiamo visto, e anche l'idea di cui parlavamo prima, appunto, del rapporto tra il sito dove appunto questi resti sono stati ritrovati, reperiti. Cambiamo per un attimo argomento, però, perché oggi sul giornale abbiamo visto anche uno degli scioperi più riusciti, no? Dal punto di vista appunto dei sindacati e degli organizzatori della manifestazione, che è quello dei lavoratori delle scuole comunali, nidi, materne, ricreatori. In tanti sono rimasti chiusi, tante strutture sono rimaste chiuse, lo sanno bene i genitori di figli piccoli che hanno dovuto insomma un po' arrangiarsi ieri, e c'è stata la manifestazione anche in piazza di questi dipendenti del settore educazione del comune che chiedono soprattutto nuove assunzioni, ma non solo, però insomma è sempre la carenza di personale il problema. Sulla carenza di personale, anche su questioni organizzative interne, mi sento di fare un piccolo passaggio. Ho letto tra le rivendicazioni il rigetto rispetto alle valutazioni. Le valutazioni degli allora, degli io sposo completamente, lo sappiamo tutti, cioè la scuola come la sanità versano in una situazione di carenza di organico fondamentale, quindi pieno appoggio, quindi se ci sono carenze organizzative vanno colmate, va risolto senza nessun dubbio. Sul tema valutazioni, io ora non conosco il tema preciso, la questione nello specifico su cui loro rivendicano, però credo che ci sia un messaggio sbagliato. Cioè, noi non possiamo pensare che ci sia una categoria nell'universo mondo che non debba essere soggetta a valutazione. Ogni processo aziendale, in ogni azienda, in ogni ente pubblico è sempre soggetto a una valutazione. Non è un j'accuse o un mettere sul patibolo, ma sono necessità per anche migliorare l'organizzazione interna e l'erogazione del servizio. Quindi su questo io vorrei che ci sia, purtroppo a volte non c'è, da parte del sindacato anche una maturità nel dire che il tema non è la valutazione, e far sì che la valutazione sia chiaramente, senza essere subito, il più indipendente possibile, che non sia invece uno strumento nelle mani di una parte del mondo della scuola per dare contro gli operatori e gli insegnanti, assolutamente, ma il principio della valutazione serve, perché serve anche a loro, perché valutare in maniera cosciente, in maniera precisa, chi fa il suo dovere e chi non lo fa parte del miglioramento del complessivo dell'organizzazione. Quindi massimo supporto a tutte le varie questioni. Su quella questione di valutazione
userei sempre un po' di cautela, perché è anche, personalmente mi permetto di dire, diseducativo, dire che la valutazione non serve. Ecco, viene ritenuta discriminatoria, soprattutto leggevamo, no? Diciamo che va cambiata, diciamo che va migliorata, ecco, ma non ho letto una posizione molto tranchante sulla valutazione, secondo me è eccessivo. Secondo il nostro ospite. Allora, un'altra notizia che troviamo invece sul piccolo di oggi è la rivisitazione del progetto per i ponti verde e bianco sulle rive, no? Ne parliamo da tanti anni, perché i primi passi del cantiere, se non mi sbaglio, possiamo datarli al 2020, quindi dovrà essere rifatto, è solo una nuova posta bilancio per rifare il progetto. Ma su quel problema, se posso, è molto semplice. C'è stato un errore di design progettuale fin dall'inizio, nel senso che rispetto all'altezza dei pontili erano stati progettati degli interventi che non vado a spiegare nel dettaglio perché noi annoieremmo le persone, però sono stati progettati degli interventi di carattere ecologico, di carattere edile, che comportavano il passaggio di movimentazione di macchinari, mezzi, che non erano compatibili con quello che era la struttura, e quindi semplicemente c'è stato un errore progettuale di design, quindi che ha portato inevitabilmente al rallentamento prima, a trovare soluzioni alternative per risolvere i problemi legati alle strutture, fino poi al cassamento, cioè alla cassazione definitiva dei progetti preesistenti e al varo adesso finalmente di una nuova campagna di progettazione con eventuali gare. Quindi non c'è, secondo me, neanche un tema politico su questo, è proprio il fatto che c'è stato un errore nella macchina pubblica. Sicuramente va trovato il modo di evitare che accadano, perché chiaramente questo poi è sperpero di risorse pubbliche, le tasse che paghiamo, e ci vuole sicuramente un'attenzione sulla. Adesso ci vuole valutare bene, no? La qualità dei dirigenti, posizioni organizzative, che su un progetto così impattante per anche l'immagine cittadina, perché ci comunque vuole, non è stata una bella vetrina in questi anni vedere quella zona così ferma e anche impantanata su se stessa, no? Allora, torniamo da Bernardo Gulotta e dalla dottoressa Arbulla. Allora, siete in un'altra sala, ma parliamo sempre di dinosauri, mi pare di capire. Sì. Sì, siamo nella sala subito successiva. Se prima vi abbiamo presentato Antonio, oggi vi presentiamo, adesso vi presentiamo Bruno, bravo Cristelli che lo ha anticipato, lo vedeva anche dietro. E questo è un esemplare unico al mondo, perché? Perché è l'unico dinosauro al mondo a trovarsi su una piega di roccia, anzi su due pieghe di roccia. E quindi questo ha proprio la caratteristica dell'unicità, oltre che dell'eccezionalità. E quindi praticamente il dinosauro inizia con il muso anteriormente, quindi uno arriva, lo vede davanti e vede il muso, la cassa toracica, il bacino e la coda, però poi deve seguire la coda, segue la coda, la coda a un certo punto sparisce, scompare e si ritrova dall'altro lato. Quindi c'è una piega di roccia dove le ossa della coda non si spezzano, ma seguono proprio plasticamente la roccia, che è curvata a 180 gradi, la coda scende, ma poi c'è un'altra piega di roccia, quindi con un ricciolino la coda risale e termina. È pazzesco come si sia conservato così in natura. Sì, è incredibile, ma questo ti fa capire, ti fa, diciamo, poter lanciare alcune ipotesi sul perché. Quindi probabilmente questa piega è dovuta ad uno scivolamento del fango, quindi non è di origine tettonica, non è per un terremoto, che sono cose che capitano, ci sono tante fratture, ma in questo caso no. Quindi immaginatevi un fango plastico, questi animali sono morti dentro un bacino, un laghetto costiero, quindi riempito da fango. A un certo punto, questo sì, per la tettonica, questo laghetto in qualche modo si è inclinato, il fango è scivolato, scivolando si è curvato e le ossa all'interno del fango, ancora plastiche, non ancora fossilizzate, hanno seguito il movimento del fango. E quindi come se io avessi un foglio e lo prendessi per i due lati, lo stringessi e questo foglio si curva. E quindi c'è già anche una prima piega davanti al muso. Ma il muso, poiché è più rigido rispetto alla coda, probabilmente ha creato un punto di forza per cui la piega è davanti. Quindi non si è curvato come invece la coda, che è formata da poche ossa. Anche questo è un esemplare erbivoro. Sì, è la stessa genere,
stessa specie di Antonio, quindi Tetisadros insularis anche lui, ma un po' più grande, e questo è interessante perché mentre Antonio è lungo sui 4 metri, Bruno è sui 5 metri, e quindi è più grande. Per capire, c'è sempre questo dubbio, no, degli studiosi, chi era maschio, chi era femmina, chi era più grande, chi era più giovane. Allora in questo caso hanno cercato delle prove scientifiche, hanno preso una piccola sezione, hanno preso un pezzettino di costola, hanno fatto una sezione sottilissima, più sottile per dirvi di un capello, e l'hanno guardata al microscopio. E che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che Antonio, perché le ossa hanno delle linee di accrescimento, un po' come le linee di accrescimento degli alberi, Antonio aveva circa 11 anni, Bruno circa 14, per cui in effetti Antonio, cioè Bruno è più grande, ma è anche più adulto. Il luogo del ritrovamento è sempre la zona del villaggio del pescatore? Sempre il sito, quindi sito. Sempre quei 70 metri per 30, perché è proprio un luogo ricchissimo di reperti fossili, è un sito eccezionale. Noi vediamo lì un cartellone, dinosauri in Istria, e vedo che sono concentrati tutti fondamentalmente i pallini verso la costa. Era normale ritrovarli di più lì rispetto all'entroterra, oppure è solo semplicemente ciò che è stato emerso, e ciò che è emerso, ma ancora c'è da studiare quello che invece il territorio può ancora offrire? Allora, la costa perché non ci sono vegetali, quindi sono stati trovati proprio sul mare, perché per studiare la roccia, purtroppo, ahimè, e non ci deve essere la vegetazione, per cui quando tutti noi ci dispiace della deforestazione eccetera, per un geologo in teoria dice: ah, che bello, non c'è niente. Non c'è niente, quindi vado. No, e quindi li hanno scoperti sulla costa perché lì non ci sono tracce, non ci sono piante, e quindi potenzialmente potrebbero anche essere più interne perché le strati continuano. Però quello che è interessante è che in Istria quasi tutti eccetto uno sono tracce. Mentre noi al villaggio del pescatore abbiamo ossa. Ossa, sì. Dall'altra parte della sala invece vediamo dei piccoli reperti che ci portano a dettagli dei dinosauri, ossa, piccoli crani, allora, ne vedo lì uno. Dunque, i dettagli sui dinosauri del sito sono nell'altra stanza. Questa è una vetrina che parla di fossilizzazione, per cui una vetrina didattica, tucuri in generale, eccetto Questa parte qua che parla dei fossili di Comeno. Queste in realtà sono pochi, ma avremo modo di approfondire e ampliare la sezione, perché questi sono famosissimi, sono dei pesci e dei rettili trovati proprio nella zona di Comeno, fine 800, conosciutissimi anche poi a livello internazionale, perché pochi anni fa, nel 2007, uno di questi antichi reperti ottocenteschi, che è questo Equadrosauro microbrachis, è stato studiato, è stato pulito, e hanno trovato le arti anteriori, ma vestigiali, cioè sono rimasti soltanto gli omeri. E quindi questo è sulla linea evolutiva che dei rettili ha portato ai serpenti. E ha avuto la prima pagina un'importante rivista scientifica. Lei mi conferma che questa sezione è una delle più visitate anche dai più piccoli, cioè quando ai più piccoli si parla dei dinosauri impazziscono di colpo. Sì, è così. Dinosauri, squali, quindi posso dirvi che il polso ce l'ho, e anche perché poi appunto avendo l'osso che si può sollevare, poi una sezione anche ricca di video che si possono ascoltare, è un po' diciamo alla portata di tutti, ecco, è piacevole da ascoltare, da guardare, ma si possono fare tanti livelli di approfondimento. Andiamo a vedere qualche squalo adesso? Sì. Saliamo. Ah, noi saliamo, Laura, bene. Se volete rientrare in studio giusto per il tempo tecnico, ma ci siamo fra poco. Davvero, grazie. Allora consentiamo al collega, alla troupe in realtà, di salire nel Museo di Storia Naturale. E abbiamo visto i dinosauri, adesso andiamo a vedere gli squali, insomma davvero interessante. E tanti turisti che visitano anche oltre ai triestini naturalmente, certo, questi musei, e anche oggi insomma c'è questo appello degli affittacamere dei bed and breakfast, che sono una parte importante, stanno crescendo, no? Anche nella nostra città, chiedono più parcheggi però, cosa si può fare per risolvere il problema parcheggi in città? Non è facile. Cosa si può fare? Purtroppo il tema è sempre lo stesso, ben venga le crociere, ma le crociere hanno tolto parcheggi, quello è evidente. Bisogna, come sempre, immaginare intanto di incentivare una mobilità che non sia quella veicolare privata,
e quello si può fare perché tante città portano a rendere conveniente il fatto di arrivare nelle proprie mete turistiche senza il veicolo privato. In alternativa, perché chiaramente non possiamo escluderlo del tutto, bisogna investire sui parcheggi di cintura, investendo sul fatto che il centro città diventi sempre più pedonalizzato e quindi crei e faccia sistema con anche il resto della città, fino anche alle diramazioni poco periferiche, per permettere una diffusione anche della questione parcheggi. Purtroppo non possiamo garantire il parcheggio davanti all'hotel, però sicuramente un sistema di parcheggi più esteso si può fare, e chiaramente ha un costo di investimenti, ma come dire, il gioco deve valere la candela. Forse lo vale, perché se il turismo può espandersi, forse vale la pena fare dei ragionamenti su questo. Insomma, metterci, questa era una richiesta specifica per avere proprio parcheggio in centro. Se ne stanno togliendo alcuni, ma non tantissimi, dalle rive, perché si è cominciato a mettere mano, insomma, alla ristrutturazione delle rive. Sì, la ciclo pedonale, con la, in realtà, pista ciclabile ben separata dalle siepi. Come vede questo progetto? Allora, io penso che, come dire, anche qui sono esigenze diverse, ma che comunque coincidono. Secondo me vanno sempre nella direzione di una città più vivibile, quindi non vanno ostacolate, vanno trovate soluzioni alternative. Anche vecchi immobili dismessi, che ci sono molti in centro città, potrebbero diventare dei nuovi parcheggi. Io non sono un urbanista, quindi mi viene anche difficile dire quale può essere la soluzione adatta. Ciò che io penso è che meno volumi nuovi si costruiscono e più si contribuisce a una città più vivibile. Quindi l'obiettivo sicuramente è riutilizzare, chiaro, perché comunque è una città che ha comunque le sue isole vuote, quindi vanno sicuramente riempite in qualche altro modo. In qualche modo. Sì. Cristelli, so che all'inizio della puntata ci aveva anticipato che vi state impegnando con una raccolta di firme, su un tema invece molto non importante. Come Italia Viva, chiaramente, però singoli esponenti di varie forze politiche, insieme all'Associazione Luca Coscioni, stiamo raccogliendo le firme, finiremo nelle prossime settimane, ma comunque bisogna darsi una mossa, per una proposta di legge regionale per l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il diritto al fine vita, quindi la battaglia storica di Marco Cappato. In ogni regione, adesso hanno iniziato alcune, tra cui Friuli-Venezia Giulia, stiamo raccogliendo 5.000 firme per presentare una proposta di legge che dica solo una cosa: garantire tempi certi alle persone che vogliono e sono nella situazione di poter richiedere l'accesso al fine vita. È un diritto già riconosciuto dalla Corte Costituzionale, si tratta semplicemente di renderlo attuato nella sua pienezza. Quindi noi saremo sabato in vi dico subito, perché allora saremo in San Lazzaro, quindi via San Lazzaro, dalle 17 alle 19 sabato, e saremo anche domenica in Piazza Cavana dalle 16 alle 18:30. Basta un documento, si firma semplicemente, e noi, raggiungendo 5.000 firme, chiederemo alla regione di attuare la sentenza della Corte Costituzionale con una legge che regolamenti fine vita finalmente anche in Italia, visto che con il referendum ci sono state delle problematiche, ma con la proposta di legge regionale siamo sicuri che ci possa essere un viatico. Allora, è un'altra via, insomma, per raggiungere l'obiettivo. Allora, torniamo, non so se, eccoli qui, vi trovo nuovamente pronti, Bernardo Gulotto con la dottoressa Arbulla. Allora, siete saliti di un piano all'interno del museo, e qui ci troviamo dove esattamente? Cristelli, chiedo se ha paura degli squali. Oddio, un po' tutti hanno paura. Allora, squali, io quando ero piccolo e davano lo squalo in TV, cambiavo canale, quindi ok, va bene. Quindi, allora, dottoressa Bulla, possiamo premere per far vedere questo squalo. Io giro attorno. Questo possiamo descriverlo, dottoressa? Questo sì che ha un nome, come Antonio, è lo squalo Carlotta, che si può anche entrare dentro, naturalmente, c'è la stanza, è un po' buia, ma Ce la faremo, perché c'è queste dimensioni reali? Questo è reale, questo è un reperto reale del più grande squalo bianco imbalsamato al mondo. E quindi qualcosa veramente di eccezionale. Ed è stato pescato
nel Quarnaro, per cui in Alto Adriatico, perché viaggiavano squali così fino alla prima metà del Novecento, quando c'erano ancora i tonni, perché loro inseguivano i banchi di tonni che salivano l'Adriatico, quindi dietro i tonni c'erano gli squali, tanto che a fine Ottocento l'Austria-Ungheria ha fatto un decreto che dava una taglia a chi pescava gli squali, e quindi più grandi gli squali bianchi, però no, siccome non c'erano esperti di squali, alla fine si sa che praticamente la taglia veniva data per qualsiasi squalo pescato poco via, e comunque a seconda delle dimensioni la taglia aumentava, quindi per squali superiori ai 4 metri erano 500 fiorini, questo squalo è 5,40 metri ed è uno squalo femmina. È gigante, cioè non oso immaginare che possano esistere esemplari di questo tipo, fa paura solo il pensiero. Sempre nel Quarnero hanno pescato anche uno squalo di 6 metri, ci sono le cronache, questo è 5,40, per cui bisogna pensare a più di mezzo metro in più. E questo squalo, qui c'è anche la storia di chi l'ha pescato, perché abbiamo anche l'immagine. Allora, ci spostiamo un attimo. Affascinante e interessante, è il capitano Antonio Morin, che l'ha pescato nel 1906, veniva chiamato capitano Barbarossa, perché aveva questa barba rossa, ed era della Guardia di Finanza austro-ungarica, che nel 1906 lo catturò sparandogli, perché il visitatore non vede, ma noi che l'abbiamo sistemato, che ogni tanto lo puliamo, eccetera, in alto, proprio dorsalmente, ci sono i fori dell'arma che gli ha sparato. Ed è per questo anche che è stato conservato in queste ottime condizioni, perché se fosse stato arpionato si sarebbe rovinato di più. Certo. Questa è un'immagine di quando è stato pescato? Questa è un'immagine di Piazza Ortis, quindi molte persone si ricorderanno com'era il museo in Piazza Ortis, e quindi entrando a sinistra c'era la sala dell'elefante, si vedeva, e poi un po' più avanti c'era lo squalo alla parete. Questo squalo ha subito una enorme opera di restauro, proprio verso il 2010, quindi è stato perché praticamente era stato montato su una struttura di legno, come un barile. E il legno lavora moltissimo con l'umidità, per cui la differenza di umidità questo legno lavorava, cosa vuol dire lavorare? Che ampliava e si riduceva, si ampliava e si riduceva e la pelle si rompeva. E poi era pesantissimo perché dentro c'era legno e gesso. Quindi poi è stato tolto, quindi tutto, è stato messo un'anima di vetro resina, ed è molto più leggero e quindi è più facile anche da appendere a un soffitto, e poi molto più idrodinamico e realistico. Beh, sì, certamente. Le faccio una domanda che è più una battuta ma con un fondo di verità / preoccupazione: non troviamo squali, non dico di queste dimensioni, ma squali adesso nell'Adriatico? È raro? No, gli squali ci sono sempre, perché chi va a pesca lo sa, però sono molto più piccoli, e questo lo vedrete in acquario quando riaprirà, perché ci sarà proprio la sala degli squali e una zona dedicata agli squali, ma queste dimensioni no, perché non ci sono più tonni. Certo. Quindi Cristelli può fare il bagno a Barcola tranquillo, comunque, tutto sommato. Certo. Allora, noi vedo che siamo in tempo per dover vedere la linea. Ti avevo visto particolarmente. Sì, perché io mi sono imbattuto una volta in uno squalo volpe, ovviamente in barca, e sono rimasto un attimo perplesso sull'animale, e allora ho detto vabbè, ok, lasciamo stare, meglio che non ci conosciamo da vicino. Ci spostiamo noi ancora di qualche sala, so che voi dovete andare in pubblicità, ma noi restiamo ancora qui. Va bene, grazie a Bernardo Gulotta. Allora noi salutiamo il nostro ospite, grazie Emanuele Cristelli, grazie per essere stato con noi e torna presto a trovarci. Assolutamente, grazie. Allora mille. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al capogruppo PD in Consiglio Comunale, Giovanni Barbo. Grazie buongiorno. Di essere qui. Buongiorno. Allora, visto che siamo all'interno del Museo di Storia Naturale, insieme al nostro Bernardo Gulotta, insomma stiamo facendo un po' un giro alla scoperta anche dei tesori che abbiamo in casa, no? Ed è bene valorizzarli. Qualcuno ha detto sì, bello il museo, bella la zona dei musei, però
la location forse lascia un po' a desiderare, è un problema annoso anche questo, no? Abbiamo visto che ci sono pochi servizi all'esterno, è un po' decentrata, quello che c'è dentro però è molto interessante. Sì, beh, la scelta della location era stata una scelta credo del primo o secondo di piazza, per cui a suo tempo contestata, e dopodiché una volta fatta la scelta, quello che noi abbiamo chiesto a più riprese è che vengano migliorati, che venissero migliorati i collegamenti e le indicazioni con il centro cittadino. E detto ciò, appunto, io ritengo, ci sono stato più volte, che il materiale in esposizione all'interno del Museo di Storia Naturale sia un materiale estremamente interessante, che sia un museo particolarmente adatto alle famiglie e bambini, per cui se si riesce a promuovere meglio, se si riesce a collegare meglio, se si riesce a far conoscere, ben venga. Quindi grazie anche a voi per il servizio che fate. Allora torniamo subito da Bernardo Gulotta, che vedo in una suggestiva inquadratura ma non molto tranquillizzante, insieme alla dottoressa Arbulla all'interno. No. Ecco, infatti. Sì, esatto. No, io non so se saluto Giovanni Barbo, che ora siede in studio, e non so se lui è mai stato dentro una mandibola completa in scala 1 a 1 di un megalodonte, perché diciamo che è un'esperienza più unica che rara. Sì, questo comunque, questo è un calco, ecco, sì, quindi di tutta questa parte superiore del museo, della parte degli squali, è l'unico calco, perché questo qua è stato tra l'altro una ricostruzione, neanche un calco, ed è stato fatto da uno studente, Giacomo Gobbo, che proprio durante il periodo di stage con la scuola superiori era venuto in museo, si era appassionato e poi aveva deciso di fare questa ricostruzione, per cui è stato veramente bravissimo. Ed ha però, le dimensioni sono reali, quindi dà l'idea di quello che poteva essere in vita questo animale. Invece qui ci diceva che ci sono degli esemplari, è chiaro che gli squali rubano la scena per quello che diciamo rappresentano anche nella nostra cultura, però qui c'è una... La timeria? Sì, la timeria calumne o celacanto, forse tanti lo conoscono come celacanto. Perché è importante? E questo, allora, intanto perché sono rarissimi e quindi è uno dei esemplari meglio conservati in un museo italiano e anche di dimensioni maggiori, perché questo è un fossile vivente. Era un animale che si pensava estinto fino alla prima metà del Novecento, dopodiché è stato scoperto nel 1938 per caso in una pescheria in Sudafrica e quindi hanno capito che questo animale, che si pensava estinto con i dinosauri, che vivesse insieme ai dinosauri, si conoscevano i fossili eccetera, in realtà viveva ancora, ma semplicemente aveva cambiato ambiente, invece di vivere sulla costa viveva nelle profondità degli oceani, insomma siamo sui 500 metri e comunque non sulla costa, quindi non avevano modo di vederlo. Quindi è stato scoperto per caso e da questa signorina Latimer, a cui poi è stato dedicato il genere. Ecco. Vero fossile vivente, infatti, viene scritto. No, ma questo reperto ha anche una storia interessantissima, perché è stato donato dal dottor Eric Domini al Museo di Trieste, perché lui praticamente faceva il missionario in queste isole Comore, che erano isole molto povere, che si dedicavano fondamentalmente alla pesca e alla coltivazione delle banane. E a un certo punto ci fu un sollevamento generale, una rivoluzione, e il re fu destituito. E il dottor Domini aveva un piccolo ospedale al limite della foresta, e lui curava tutti, anche quelli che erano ancora fedeli al re, che a quel punto erano ricercati. E poi li faceva scappare, mi raccontava, dietro una porticina nella foresta. Quando il re ha ripreso il potere, ha voluto sdebitarsi, e le cose più importanti per queste isole erano questi pesci, quindi ne ha pescati tre e li ha fatti dono al dottor Domini. E il dottor Domini, siccome era di Trieste, originario di Trieste, ha detto: uno lo voglio donare alla mia città. E questo è la nostra Latimeria. Ecco, questo è un po' il racconto, Laura. Poi chiaramente in questa sala ci sono altri tipi di animali che sono stati
collocati qui, riprodotti. Ci sono anche i gabbiani, per dire, quelli che conosciamo, che vanno a fregare il gelato in Piazza Unità ai turisti, il gabbiano reale, che dicevamo prima è anche una specie piuttosto, insomma, tosta, cioè, nel senso è aggressiva. Beh, è una specie opportunista, è un lupo, è come un lupo, quindi, sì, no, quindi vive in città perché lì trova il cibo, quindi sono animali intelligentissimi, come vi dicevo prima, sono i dinosauri che hanno, no, vivono ancora oggi, e quindi vive dove ha più possibilità di trovare cibo, quindi nelle città si trova benissimo. Poi ci sono gli altri esemplari di squali, lì c'è la, diciamo, ciò che resta del muso della squalo sega, del pesce sega. Il nostro di pesce sega, no, questo angolo è interessante perché ci sono animali estinti praticamente in via di estinzione nei nostri mari, per cui il pesce sega gigante che praticamente non c'è più, il pesce angelo e poi anche lo squalo violino sono estinti, per cui in un museo ma anche nella sala uccelli abbiamo alcuni animali estinti, quindi non soltanto animali che sono estinti perché non ci sono più come dinosauri, ma anche animali estinti per opera della caccia, dei cambiamenti climatici eccetera, quindi il museo è proprio, come dire, dà il polso di quello che era un ambiente anche poche decine di anni fa. Poi qui, e dopo ritorniamo con la linea allo studio, ci sono altri esemplari di pesci a grandezza naturale, quindi noi dovevamo pensare che questi esistevano davvero a queste grandezze. Ma questi esistono. Questi esistono, sì. Pesci attuali, cioè, diciamo collezioni storiche, ma insomma dei primi del Novecento, metà Novecento, e questo penso che sia uno dei più grandi pesci luna, mola mola, in un museo. E fanno capire proprio la maestria delle maestranze del Museo di Storia Naturale, perché imbalsamare un pesce simile è difficilissimo e questo ha dimensioni enormi. Ce ne sono due in questa sala che parla proprio dell'ambiente del Nord Adriatico, e quindi ci sono poi delle vetrine sui pesci mediterranei e poi ci sono anche i granchi giganti del Giappone. E per rispondere un po' anche a, noi l'abbiamo detto prima fuori onda, alla questione della location, cioè noi oggi siamo qui fra via Tomins e via Cumano, però il museo nell'ottica si trasferirà in Porto Vecchio. Sì, è previsto questo trasloco del museo in un ambiente grandissimo, per cui avremo degli spazi più che raddoppiati e quindi avremo modo anche di esporre reperti in più, e quelli che ci sono avranno anche più aria, insomma più spazio, perché insomma le cose sono anche un po' vicine, un po' sacrificate oggi. Ecco, questo anche per lasciarmi in studio magari qualche riflessione su quella che sarà la futura area espositiva museale del Porto Vecchio, che vede il magazzino 26 come principale contenitore, dove già oggi ci sono l'immaginario scientifico, c'era la mostra del Lloyd, ci sono diversi musei e andranno anche lì altri musei, quello che è il Museo del Mare di Campo Marzio verrà dirottato anche esso lì, e quindi diciamo diventerà un punto centrale dove poter andare a fare una visita completa di buona parte dell'offerta dei musei a Trieste. Noi stavamo andando adesso verso il Capodoglio, se non sbaglio, ce l'abbiamo qualche sala più in là, quindi ci rivediamo fra qualche minuto. Ci rivediamo col Capodoglio, allora va bene, quindi grazie per il momento, quindi trasferimento poi di tutto il materiale nel grande contenitore, no, del Porto Vecchio, che sta andando avanti, come vedete insomma questa operazione. Presumiamo che stia andando avanti, ecco. No, dal punto di vista diciamo della ricollocazione dei musei scientifici, secondo me è un'operazione che ha senso. È giusto. Anche perché lascia spazio poi magari in via Cumano a ulteriori locali dove poter ospitare forse qualcosa di, non dico direttamente collegato al Museo d'Henriquez, ma almeno complementare, certo, al Museo d'Henriquez, perché un po' più... per quanto ne so, i reperti che fanno parte della collezione d'Henriquez hanno delle dimensioni che non sono adeguate ai locali che attualmente ospitano il Museo di Storia Naturale. Magazzino 26, bene, riunire i musei scientifici, invece mi lascia onestamente un po' perplesso il fatto di andare appunto ad un certo punto, qualsiasi museo avesse bisogno o qualsiasi realtà avesse bisogno di spazio, gli veniva risposto Magazzino 26. Quindi un conto è dire ok, è grande, l'obiettivo, c'è tanto spazio, sì, però...
Però un conto è dire l'obiettivo è di identificare quello spazio come appunto collettore dei musei scientifici, anche per presentare attraverso i musei scientifici quella che è stata una parte della storia della città, e un altro è dire ok, non c'è spazio, vai lì, ecco. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo ancora in compagnia di Giovanni Balbo e torneremo a collegarci con il nostro Bernardo Gulotta dall'interno del Museo di Storia Naturale. C'è qualche telespettatore che ci chiede però notizie e novità, ormai immancabile anche sulla riapertura della galleria di Piazza Foraggi. Le chiediamo anche noi. Chiedete anche voi. Allora, ci uniamo. Vi unite alla richiesta. Allora, torniamo fra pochissimo. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora, siamo sempre in compagnia di Giovanni Balbo del Partito Democratico, consigliere comunale, e siamo ancora in collegamento con il nostro Bernardo Gulotta e la dottoressa Arbulla all'interno sempre del Museo di Storia Naturale di via Tomins, via Cumano. Allora, a te nuovamente la linea, Bernardo. Sì, grazie Laura. Facciamo un breve passaggio anche, perché rimaniamo in ambiente marino, su queste questi grandi scheletri di Capodoglio, che sono reali, non sono ricostruzioni. Sì, in questa sala abbiamo lo scheletro di Capodoglio e uno scheletro di balenottera comune, e questo tra l'altro è uno dei reperti più antichi del museo, perché risale al 1853. Ed è stato catturato, spiaggiato lungo la costa del fiume Quieto, per cui è veramente una cosa eccezionale. E praticamente lo scheletri sono tutti originali e fanno capire, e dietro ci sono invece i disegni, la rappresentazione di come questo animale appare in vita, per cui uno si fa proprio un'idea. E questi sono animali incredibili, i capodogli in particolare sono i più grandi carnivori presenti sulla Terra, e quindi fanno parte, no, di quel grande gruppo di balene che si chiamano odontoceti, cioè le balene con i denti, ed è l'animale che si spinge più in profondità, perché un capodoglio può arrivare a pescare fino ad oltre 2000 metri di profondità nelle acque marine, e il mito di Moby Dick, della balena bianca, sono i capodogli, queste grandi cacce di cui sono stati purtroppo le vittime. Perché? Perché capodoglio, perché in testa ha un'enorme massa di olio, questo che veniva usato per tantissimi, aveva tantissimi utilizzi, anche uno degli oli che prende meglio fuoco, veniva usato per le lampade, per esempio, no? Nel fine 800, per cui è stato importante per la rivoluzione industriale, per esempio le lampade delle città venivano aperte con l'olio del capodoglio, quindi una sostanza pregiatissima. E questi animali sono capaci di spingersi e di stare in profondità, sono mammiferi, tutti quanti, per cui respirano aria, non bisogna dimenticarsi, quindi l'enorme, enormissimo adattamento che questi mammiferi hanno fatto per adattarsi ad un ambiente estremo, per cui poter pescare a 2 chilometri di profondità, rimanere in apnea per oltre un'ora. Infatti il problema di questi animali è che quando si impigliano su qualche rete, oppure nel caso dei cavi dei telegrafici, nelle profondità muoiono perché soffocati, sì, perché si annegano. Ecco, riescono a emergere per poter respirare. Sì, sembra incredibile, ma muore, un animale così muore annegato. E poi, essendo mammiferi anche loro, hanno le narici sul dorso, come tra l'altro anche i delfini, e anche questo è un adattamento incredibile. No? Poi per dire, noi abbiamo la respirazione volontaria, cioè noi dormiamo e respiriamo, non dobbiamo pensare, ma loro no, perché loro hanno bisogno di regolare la respirazione, quindi devono sempre pensare per respirare, e quindi non possono dormire come noi, quindi dormono con un emisfero alla volta cerebrale, prima il destro, poi il sinistro, per poter regolare sempre la respirazione. Pazzesco. Animali pazzeschi, sì. Qui invece un altro esemplare, in questo caso una balenottera. Sì, anche in questo caso è una balenottera comune del 1908, però questo è ancora più curioso, perché mentre il capodoglio tutto sommato arrivava da qui vicino, la balenottera invece arriva dalla Spezia. Oh. E quindi ci si è chiesto tante volte come si è avuto questo viaggio ai primi del Novecento dalla Spezia qui, per quello che è il secondo animale più grande al mondo, no? Ed è quindi a più di un secolo, e trasuda ancora l'olio, ancora il grasso dalle ossa, per cui veramente questo olio di balena.
Però uno può capire subito che questo non appartiene allo stesso gruppo del capodoglio, agli odontoceti. La balena è un misticeto, ci sono grandi mammiferi acquatici senza denti, perché in effetti i denti non ci sono, ma sono filtratori, per cui i più grandi, in assoluto i più grandi animali sulla Terra filtrano. Quindi... Allora, noi ora ci spostiamo, Laura, poi vi lasciamo la linea, perché nella sala a fianco c'è un reperto importantissimo, di cui hanno parlato le principali testate, non solo quelle specialistiche, ma anche testate quotidiane, nazionali e internazionali, però lascio la descrizione perché io poi rischio di dire inesattezze. È, diciamo, il primo metodo di cura dentale al mondo. Sì, nella storia dell'umanità. Ovvero? La mandibola di Lonk. Sì, allora praticamente questo piccolo frammento, che così all'occhio al momento sembrerebbe una cosa di poca importanza, in realtà si è scoperto che sul canino c'è una frattura, e questa frattura è stata curata per opera della cera, utilizzando della cera d'api, e quindi è il primo esempio al mondo di cura dentale per mezzo di cera d'api, e ha avuto quindi un eco mediatico pazzesco, cioè BBC, New York Times e così via, e questo lo si può tutto capire, però non sicuramente così guardando ad occhio, ma andando a studiare al sincrotrone, facendo delle microtomografie, utilizzando la spettroscopia, perché per capire di che materiale fosse riempita questa frattura del dente, e ad occhio così era impossibile. Allora si è dovuto fare questa analisi di spettroscopia per capire che quello era cera d'api, perché nessuno lo poteva immaginare. Allora poi si è visto che questo dente, attraverso la microtomografia, presentava delle fratture, e quindi si è capito che queste fratture arrivavano in profondità ad arrivare ai nervi, e quindi la cera d'api veniva messa dentro per lenire il dolore che questa persona aveva. Probabilmente era un ragazzo con questo problema di il primo dolore, dentista di prima, diciamo, forma di cura 6.600 anni fa, ed è un reperto storico che è stato scoperto nel 1911 da Giuseppe Müller, che era il padre della speleoentomologia. Quindi lui studiava gli insetti di grotta, e proprio in una grotta la scoprì. Quindi, andando a cercare insetti, trovò questa mandibola che era in parte adesa alla superficie della grotta con la concrezione, la ruppe e la portò via, cioè quello che oggi non si farebbe mai. Infatti non abbiamo mai capito esattamente qual è la grotta giusta, perché la prova del 9 era ritrovare l'altro frammento di mandibola, per cui probabilmente la grotta è stata scoperta, ma non avendo trovato l'altra parte di mandibola che era stata attaccata, non si è proprio sicuri al 100%. E però, ecco, questo fa anche capire l'importanza dei musei, perché un reperto che ha più di un secolo non avrebbe mai potuto offrire queste eccezionali scoperte se non fosse stato conservato. Chiaro. E quindi solo i musei permettono di conservare, perché poi la scienza è paziente a volte, no? Quindi uno ha i reperti, li conserva, poi le tecnologie evolvono, e quindi c'è sempre tempo più avanti di studiare un reperto, ma se non viene conservato e non viene tutelato, questo non è possibile. Questo è un tema molto importante anche da poter affrontare. Ultimissimo dettaglio, poi commenti a voi. Questi banchetti gialli servono anche per le persone che hanno, diciamo, una difficoltà di comprensione del linguaggio. Sì, in tutto il museo è accompagnato da queste postazioni, dove vicino alla comunicazione, al linguaggio facile da leggere, cioè tutto è tradotto in un linguaggio semplice. Questo lavoro è stato fatto assieme all'ANFAS, e sono stati proprio i ragazzi dell'ANFAS ad scrivere, aiutati naturalmente, coordinati da me e dalle loro educatrici, questi testi. E quindi non soltanto quindi un linguaggio facile da leggere, ma anche la comunicazione aumentativa alternativa per chi invece il linguaggio non lo capisce, ma è in grado di leggere le immagini. D'altro canto, l'immagine è il modo di comprendere più semplice. Anche noi, se andassimo in Giappone, cercheremmo le immagini per capire, che ne so, dove è l'uscita, dove sono i servizi, e quindi è qualcosa che in realtà è ancora più semplice. Io l'ho proprio visto usare ed è utilissimo, e poi anche queste persone. Quindi noi abbiamo cercato di abbattere non soltanto le barriere fisiche, ma anche le barriere alla comprensione dei nostri reperti, del nostro museo.
Tornerò alla linea voi a studio, se avete domande, grazie. Se ci sono quesiti, fammi allora, sapere tu Laura pure. Per il momento grazie, perché c'è un intervento di Marina che ci chiede, torna un po' sull'argomento di prima, dice perché non trasformare il grande Palazzo Carciotti, di cui si parla fra l'altro oggi sul giornale, okay, in un polo museale multitematico, museo di storia naturale, de Enriquez, de la Bora, Antartide e magari mostre aperte. Questo suggerisce la signora Marina. Ma l'uso museale del Palazzo Carciotti era già stato ipotizzato, ricordo che quando c'era quando era sindaco Cosolini, ero già in consiglio comunale, si era fatta un'ipotesi, siccome i costi comunque di ristrutturazione del palazzo sono importanti, di vendere la parte posteriore e mantenere la parte anteriore proprio a fini museali, quindi questo era un po' diciamo l'obiettivo. L'attuale amministrazione ha deciso di vendere tutto il palazzo, peraltro abbassando anche nel corso degli anni notevolmente quella che è la richiesta, siamo passati dai 22-23 milioni di euro a meno di 15 milioni di euro attualmente. Oggi so che è stata annunciata una conferenza stampa in cui alle verrà 12, annunciato. Sì. Esatto. Non so cosa, ecco, però fin qui l'intenzione dell'amministrazione di centrodestra è stata di proprio liberarsi del palazzo, cosa secondo me sbagliata, perché stiamo comunque parlando forse dell'esempio più importante di neoclassico che abbiamo in città. E quindi io ritengo sbagliato dare al privato, per quanto questo privato possa prendersene poi cura, tutto il palazzo. Ritengo che andava fatta un'operazione diversa, sì, che doveva essere sostenibile dal punto di vista economico, ma mantenere la proprietà pubblica, almeno proprietà la parte pubblica nobile. Con l'intervento magari del privato, sì, perché è sicuramente necessario, no? Essendo comunque un palazzo impegnativo da mantenere, però mantenendo la proprietà del pubblico. Quindi anche una sede di questo tipo, insomma, sarebbe stato possibile. Dopo su quale museo mettere dentro, ecco, si potrebbe aprire un dibattito. Discutere, se non ricordo male, l'ipotesi lì era di fare il Museo della Letteratura, quello che letteratura, adesso verrà in fase, credo, di realizzazione al piano terra del Palazzo Biserini. Biserini, certo. Allora, un saluto invece da Gianni, un saluto alla dottoressa, all'ospite che avrei voluto fare verbalmente, ma il telefono risponde sempre, per il momento nessuno può rispondere. Allora mando le mie monade, il nostro Gianni lo scrive spesso, insomma, dice la via Dante, già via Sant'Antonio del Palazzo della Riunione, che Ruggero e Arduino Berlam hanno espresso il loro talento da architetti. Ricordo che il posto che ospita la Sacher era un cinema prima di essere un negozio di scarpe Rosini e si chiamava Italia. Ma ancora prima la sala cinematografica era intitolata Ideal, dove il direttore era Saba. Credo che si debba a lui se i pannelli di Vito Timmel ti accoglievano quando andavi al cinema. Sono stati quei pannelli a farmi innamorare dei nostri pittori della nostra città, quando da giovanissimo li ho visti. Ma quanto costa la fetta di torta? E ci conclude così la sua bella mail il signor Gianni, che ci riporta indietro nella storia, no? Torna insomma al negozio Sacher che ha appena aperto in città. Voleva dire qualcosa al signor Gianni, insomma, questo ricordo suo No, onestamente appunto non sapevo che ci fosse una sala cinematografica. Infatti, pur occupandomi io di cinema per lavoro, è vero, però infatti, per quello non lo sapevo, quindi grazie di questo elemento. Io ricordavo che c'era un negozio prima della, sì, esatto, questo lo ricordavamo, però il signor Gianni ci ha ricordato qualcosa in più, allora c'è un curiosito. Grazie, e noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo.
Bentornati, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, nel frattempo noi ci siamo informati sul famoso cinema di cui ci parlava il signor Gianni, di questi pannelli di Timmel di cui non conoscevamo l'esistenza. Insomma, è un pezzo di storia di Trieste per il quale ringraziamo, no, il nostro telespettatore. Abbiamo anche una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora, invito il nostro telespettatore o telespettatrice ad abbassare gentilmente il volume della televisione, perché altrimenti non riusciamo a dialogare. No, non ce la facciamo, chiedo... Pronto? Eccoci, buongiorno. Può gentilmente abbassare il volume del suo televisore? Pronto? Sì, la sentiamo. Pronto? Buongiorno, buongiorno. Pronto? La sentiamo. Buongiorno. Allora, non riusciamo a parlare con questo telespettatore, magari se riusciamo a fargli che dovrebbe abbassare il volume della sua televisione adesso, se ci sta ascoltando, perché poco fa era in onda in diretta con noi, però non riuscivamo a parlare proprio perché aveva il volume troppo alto del suo televisore. Allora, siamo ancora in collegamento con il nostro Bernardo Gulotta e con la dottoressa Arbulla all'interno del Museo di Storia Naturale. A voi nuovamente la linea. Vi domando, Laura, a te e a Giovanni Barbo, cosa vi ricorda ciò che vi sto indicando adesso? Questo è un narvalo, lo scheletro di un narvalo. Cosa vi ricorda questo? Allora, vi domando. Facci vedere bene, dunque, che cosa ci ricorda? È una domanda difficile. Sì, tu che hai un figlio, che ce l'hai maschio il figlio. È una domanda trabocchetto. È una domanda trabocchetto. No, no, ce lo spiega la dottoressa Arbulla, cosa ricorda, lo vediamo anche lì. Ricorda il corno dell'unicorno, ed infatti il mito nasce proprio da questi denti che i maschi di questi cetacei, sono parenti comunque anche questi dei delfini, e hanno questo enorme dente davanti, e quindi venivano pescati e portati in Europa, e il mito dell'unicorno è nato per questo. E quindi sono, non si sa neanche esattamente oggi a che cosa serva questo cacciare? Forse a cacciare, ma siccome le femmine non ce l'hanno, quindi probabilmente non è così fondamentale nella caccia, e quindi si pensa che possa essere un po' come la coda del pavone. Quindi sì, un attributo, sì, per quindi chi ha il dente più grande, forse il maschio più forte, quindi quello che è, quindi diciamo con cui ci si può riprodurre. Vale un po' come le corna dell'alce maschio, no? Cioè più forti, rigogliose, più diciamo puoi ostentare potenza e quindi essere il corteggiatore ideale, fondamentalmente. Sì, perché sono simboli di salute, di salute e di stato sociale, no? Quindi chi può permettersi un dente così grande è probabilmente più forte. Questo narvolo cosa ci racconta? Ma come specie, come ritrovamento? No, ci racconta dei viaggi che si facevano, perché questo non vive da noi, vive nel Mar Glaciale Artico, per cui non tutto quello che si trova in museo è tipico delle nostre acque, ma d'altro canto qui c'erano le navi del Lloyd, quindi tutti questi contatti e queste rotte commerciali che portavano poi anche dei reperti, perché è raro in un museo italiano un narvalo completo, si possono trovare dei denti, ma noi abbiamo il reperto completo, no? E quindi questi rapporti che venivano fatti, e poi i reperti che venivano portati in museo, perché comunque questo museo è nato per volontà di privati cittadini, quindi come dire, si credeva nel museo e nella importanza che potesse avere per la cittadinanza. Nella stanza a fianco invece, Laura e Giovanni Barbo, andremo a vedere degli scheletri di diversi esemplari. Poi in quella subito invece successiva c'era più un richiamo alla preistoria e anche alla storia dell'uomo. Qui abbiamo il grande elefante, poi abbiamo un ippopotamo, immagino che possa essere, e altri alle mie spalle di più piccole o medie dimensioni. Questa diciamo stanza, dottoressa, serve anche per andare a fare un po' di confronti fra le misure diciamo scheletriche degli esseri viventi. Sì, allora è nato come teatro degli scheletri, quindi anche con una ricerca proprio di impatto, perché è bella, è una delle stanze che riscuote maggior apprezzamento, proprio esteticamente. Ma era nata anche appunto con la necessità di avere una stanza di anatomia comparata,
Per cui se si vuole in effetti vedere nel caso dei vertebrati la differenza, le somiglianze tra i diversi gruppi, questa è la sala giusta. E in questa sala c'è anche lo scheletro dell'uomo, quindi Homo sapiens, che non è stato messo volutamente in centro della sala, ma ai lati, in modo da, come dire, percepirlo come uno dei tanti reperti della sala stessa. Una parte del contesto. Noi ora ci andiamo, dunque ci dovremmo spostare, se non sbaglio, a quell'altra parte. Se avete qualche contributo ci risentiamo fra un paio di minuti davvero. Va bene, grazie. Allora abbiamo visto insomma anche la sala degli scheletri, vedevo appunto Giovanni Barbo che annuiva alle spiegazioni della dottoressa Arbulla. Vediamo se riusciamo a sentire anche la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? No, sentiamo sempre la nostra voce di ritorno, quindi probabilmente non è risolto ancora il problema di comunicazione di prima. Allora, grazie, se non riusciamo a sentire la telefonata diventa abbastanza inutile, un po' anche di eccessiva confusione. Volevo tornare invece su un argomento che avete trattato recentemente, di cui si sta parlando molto, che è quello della sanità triestina, perché Giovanni Barbo è stato autore anche di una mozione, se non mi sbaglio, sui consultori, sul previsto accorpamento dei consultori 2 su 4, quello di San Giovanni e quello di San Giacomo, poi è intervenuto anche insieme ad altre forze dell'opposizione sulla questione degli interinali della SUGI, di cui abbiamo parlato anche ieri con il dottor Poggiana, il direttore generale della SUGI. Allora, a che punto siamo? Quando sarà discussa questa mozione, intanto sui consultori e poi anche la questione degli interinali? Sì, facciamo una breve carrellata allora di questa stanza, dottoressa Arbulla. Cosa troviamo? Allora qua siamo nella stanza dei primati, dell'evoluzione dell'uomo, e anche questa è una delle stanze più gettonate, soprattutto dalle scuole. Allora, entrando c'è una prima vetrina di reperti originali, questi sono tutti veri, e si parla dei primati in generale, quindi delle proscimmie qui a destra e delle scimmie, quindi le scimmie antropomorfe, quelle più simili all'uomo. E si parla e si vede la loro somiglianza con noi, perché c'è anche uno scheletro, anche in questo caso di Homo sapiens, quindi uno scheletro umano, quindi si possono vedere le differenze e le somiglianze, e poi si possono fare anche dei discorsi sulla fragilità di questi animali, perché sono animali estremamente fragili, quasi tutti sono nella lista rossa e degli animali in via d'estinzione, anche e soprattutto per la trasformazione del loro habitat, quindi la distruzione delle foreste nelle quali vivono, no? E quindi sono discorsi, diciamo, interessanti. Poi parlando dello scimpanzé, è l'animale al mondo che ha con noi oltre il 98% del DNA simile, per cui è veramente un nostro cugino, non abbiamo una parentela talmente stretta con questi animali che è veramente interessante studiarli e guardarli. E dopodiché si incominciano a vedere una serie di vetrine. Queste vetrine sono fatte da calchi invece, perché sono dei reperti, direi, iconici, come la famosa Lucy, e che tutti conoscono, e qui non abbiamo l'originale ma abbiamo un calco, perché il calco del cielo originale non credo che sia neanche esposto, penso che sia in un cavò da qualche parte, e in tutti i musei c'è l'originale, c'è il calco. E quindi qui si può parlare proprio del nostro percorso evolutivo, parlando degli scheletri e dei reperti più importanti. E il nostro percorso evolutivo, che nasce in Africa, quindi, e nasce dal bipedismo. Quindi noi cominciamo a essere uomini non per le dimensioni del cervello, come si credeva ai primi del Novecento, che si è ingrandito rispetto alle scimmie antropomorfe, ma perché abbiamo cominciato a camminare sulle due zampe posteriori, quindi il bipedismo. E mentre abbiamo mantenuto una capacità cranica simile agli scimpanzé per un lunghissimo periodo della nostra scala evolutiva. Quindi vediamo tutte queste evoluzioni nelle dimensioni dei crani, sempre più grandi, possiamo parlare ad un certo punto dell'uomo che esce dall'Africa, quindi l'uomo erectus ergaster che scopre il mondo, siamo circa 2 milioni di anni fa, quindi una capacità cranica che incomincia ad espandersi. Questa differenza è dovuta ad un cambiamento climatico, perché circa 2 milioni e mezzo di anni fa
si è chiuso Panama e si sono create delle diverse correnti oceaniche. E l'Africa, in Europa cominciato a esserci le glaciazioni, mentre in Africa il clima si è fatto più arido. E questo che cosa ha comportato? Che questi nostri antenati, questo gruppo di scimmie antropomorfe, alcune si sono adattate evolvendosi a una dieta vegetariana, e qua ci sono gli esempi nei parantropi, quelle scimmie con la grande cresta sagittale, come abbiamo visto prima parlando dell'orso delle caverne. Quindi quando vediamo dei crani con la cresta di questo tipo, che sia l'orso delle caverne o che sia un parantropo, è perché hanno una dieta prettamente vegetariana e quindi un ingrandimento enorme dei muscoli atti alla masticazione. Quindi un gruppo ha deciso per una dieta vegetariana e un altro gruppo, stante queste condizioni ambientali più difficili, ha aumentato la capacità cranica. E noi siamo figli di questo secondo gruppo, quindi evidentemente l'aumento della capacità cranica e quindi del cervello ha permesso a questo gruppo di sopravvivere meglio ad un ambiente in continuo cambiamento. Ecco, questo è un po' il ferro di cavallo che ci ha permesso di scoprire l'evoluzione, come diceva la dottoressa, dagli scimpanzé fino poi all'Homo erectus e arrivare anche ai nostri più vicini antenati. Subito dopo, invece, continuando qui, e poi ritorniamo alla linea allo studio anche per far intervenire il consigliere Barbo, cosa troviamo invece? Allora, qui parliamo di un sito che si trova da noi, il riparo di Visogliano, quindi ecco che l'importanlocalità alla località, al territorio, con Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis è una specie cardine, perché da questo si è evoluto sia Homo sapiens in Africa che l'uomo di Neanderthal in Europa, e questo sito è proprio qui, quindi è un sito famosissimo a livello europeo che mi sembra importante che anche i nostri visitatori conoscano. E poi si parla dell'uomo di Neanderthal, anche questa è una specie iconica, il nostro cugino, perché noi non discendiamo dall'uomo di Neanderthal, ma abbiamo un progenitore comune, Homo heidelbergensis, quindi il nostro cugino. E poi si parla di Homo, quindi sempre Homo di Neanderthal, si parla della caverna apocala che abbiamo visto prima parlando di orso delle caverne, ma qui parliamo delle selci che sono state trovate in Pocala, perché ci sono le prove della presenza dell'uomo di Neanderthal, quindi non ossa ma l'industria che ci ha lasciato, quindi l'uomo di Neanderthal, la fabbricazione, diciamo, l'industria litica è passato anche da noi, e questa è una cosa sempre interessante perché l'uomo di Neanderthal riscuote sempre moltissimo interesse. E poi la sala si conclude con l'uomo sapiens e quindi con la mandibola di Lonche che abbiamo già visto prima. In tutta questa carrellata di calchi, l'ultimo reperto è un reperto originale, che è un uomo sapiens chiamato di Monpaderno, perché è il luogo dove è stato trovato in Istria, ed è importante perché è stato scoperto pochi anni fa sull'osso parietale una frattura, un segno proprio, che qua guardando bene bene si riesce a vedere, e quindi abbiamo capito che quest'uomo è stato ucciso per l'utilizzo di un'ascia in bronzo. Quindi uno dei più antichi esempi di uccisione, è incredibile. Sì, nell'Alto Adriatico del periodo del bronzo. Quindi questa particolarità di questo reperto, che quindi sempre studiandolo, però con le moderne tecnologie, quindi sempre usando la microtomografia e i moderni microscopi, si è potuto capire questo. Laura, io vi rilascio la linea perché vedo che mancano 10 minuti alla fine della trasmissione. Non so se avremo. Esatto, non so se avremo modo di esplorare qualcos'altro, quindi nel frattempo spero che questo tour sia stato di gradimento a voi e al pubblico in studio. Io sicuramente ringrazio tantissimo la dottoressa che ci ha seguito in questa mattinata. Se poi avremo modo di fare magari un ultimo accenno, al caso ci risentiamo dopo. Perché davvero fa trasparire insomma la passione che mette nel suo lavoro. Grazie davvero a entrambi. Allora, torniamo all'argomento di prima, no? Prima di questo ultimo collegamento che abbiamo visto con il Museo di Storia Naturale, parlavamo della sanità e in particolare dell'accorpamento dell'allarme, dell'accorpamento di due consultori, ma non soltanto, anche la questione degli interinali della SUGI. Sì, noi quello che ci preoccupa fortemente e che credo preoccupi fortemente anche tante cittadine e tanti cittadini, visto che ci sono state delle mobilitazioni al riguardo, è che sostanzialmente dopo l'uscita, diciamo, dalla situazione
pandemica stiamo assistendo a un pesante indebolimento della sanità pubblica, cosa che riteniamo peraltro un paradosso, perché tutti ci siamo resi conto di quanto fosse importante, quanto fosse prezioso, preziosa la sanità, il sistema sanitario regionale. E si è partiti, insomma, diciamo che uno degli atti diciamo determinanti questa vicenda è l'atto aziendale che Asugi ha portato circa un anno e mezzo fa, atto aziendale che poi è stato parzialmente rivisto. Oggi ci troviamo a discutere nella sostanza, fra le altre cose, del dimezzamento dei consultori che passeranno, se le misure non vengono riviste, dai 4 attuali a 2. Noi riteniamo che proprio per il tipo di servizio che fanno i consultori debbano rimanere un servizio di prossimità e quindi che sia importante che rimangano attivi tutti e 4 i consultori esistenti. Accanto a ciò, appunto, come citato poco fa, accanto a ciò, insomma, nei giorni scorsi è emersa anche la situazione del non rinnovo di 60 interinali, rispetto ai quali chiediamo intanto che fine fanno queste persone, quali servizi vengono penalizzati, perché è evidente che se ci sono 60 persone in meno qualcosa viene ridimensionato, e se c'è intenzione di mettere mano alle assunzioni, al tema delle assunzioni. E tutte questioni rispetto al quale è vero che la competenza principale è della regione, è vero però altrettanto che ad esempio a Pordenone fin dal lato aziendale c'è stato un sollevamento del sindaco, c'è stata la reazione di tutto il consiglio comunale, e riteniamo inaccettabile che il capoluogo regionale subisca invece questi cambiamenti che sono previsti per la sanità senza, diciamo, senza battere ciglio, che lasci dovremmo passare fare tutto. Anche noi la stessa tutto, cosa, insomma, come ha fatto Pordenone. Sì, perché non è una questione, ripeto, di colore politico. Anche a Pordenone c'è una giunta di centrodestra che però ha avuto il coraggio di ribellarsi a quello che proponeva l'azienda sanitaria e la regione per quel territorio. Noi dobbiamo fare altrettanto, andando al di là di quello che è, ripeto, il colore politico, e mettendo al centro quello che è il bene delle cittadine e dei cittadini. Per quanto riguarda le proteste dei lavoratori, ieri abbiamo assistito a quelli di Riri Baterne, appunto, ai ricreatori, ne avevo parlato, insomma, anche questo è stato uno dei più riusciti, no, all'interno delle manifestazioni degli ultimi tempi. Siamo stati molto all'interno di un museo, abbiamo parlato recentemente anche invece delle proteste di Europromos, e il caso è esploso poi a livello regionale con la richiesta da parte proprio del Partito Democratico e degli altri partiti dell'opposizione in Consiglio regionale di dimissioni proprio dell'assessore alle attività produttive Bini. Sì, io ritengo che ci sia una questione etica oltre che diciamo non entro sul profilo della legittimità rispetto al quale evidentemente le cose saranno state fatte anche magari correttamente, però dal punto di vista etico non è possibile che dei lavoratori vengano pagati così, e non è possibile che in posizione apicale rispetto all'azienda della quale questi lavoratori sono dipendenti ci sia un'alta carica istituzionale. Ritengo che ci sia, ripeto, una questione veramente etica, è difficile, poi non stupiamoci se i cittadini come dire, si allontanano dalla politica, hanno poca fiducia nella pubblica amministrazione, se questo è il trattamento che viene riservato ai lavoratori e rispetto alle quali, ripeto, ci sono delle responsabilità comunque di chi ha un ruolo apicale all'interno dell'azienda, e c'è, o almeno c'è stata fino a un certo punto, anche
un fare spallucce da parte della giunta regionale. L'unico che ha avuto il coraggio di reagire, e glielo riconosco anche pubblicamente, glielo ho anche detto, è stato l'assessore Rossi, che ci ha messo la faccia e è anche venuto in commissione a prendersi le responsabilità che io credo che la politica dovrebbe ricominciare a prendersi, perché prima commentavamo la situazione di qualche lavoro pubblico fermo. Non è possibile che la politica, quando le cose vanno bene, si prenda i meriti, e quando vanno male, vedi Galleria di Piazza Foraggi, dove, se tutto va bene, lo dico allo spettatore, la data annunciata è il 15 giugno, se tutto va bene, quindi ci saranno voluti 400 giorni anziché i 40 annunciati. Io credo che la politica debba metterci la faccia, credo che la giunta debba chiedere scusa ai cittadini del ritardo che c'è stato, perché non può essere sempre colpa dei tecnici quando le cose vanno male e merito della politica quando vanno bene. Allora, abbiamo ancora il tempo per un ultimo saluto all'interno del museo. Torniamo da Bernardo Gulotta con la dottoressa Arbulla. Sentiamo un fruscio di sottofondo, ecco, non c'è più. Allora, per i finali. Allora, non so, c'è qualche piccolo problema probabilmente col collegamento, vediamo se riusciamo a sentirti, no, non ti sentiamo, c'è qualche problema con l'audio del collegamento. Ci sono, Laura, ci sono. Eccoci qui, perfetto, benissimo. Allora, scusate, colpa mia, ho spento il microfono convinto di poter risparmiare un po' di batteria, ma vogliamo dare gli ultimi appuntamenti, dottoressa Arbulla? Sì, allora, nel ciclo Passeggiando si impara, queste conferenze in natura del Museo di Storia Naturale, prossimo appuntamento è il 17 giugno con il dottor Nicola Bressi, si parlerà di Vespa Orientale, quindi di Calabroni in città, ritrovo alle 17.45 a San Giacomo all'inizio della ciclo pedonale Couture, e poi l'appuntamento successivo 24 giugno faremo snorkeling con il collega piscicultore Andrea Gergic dell'Acquario Marino, e ci si troverà alle 11 a San Bartolomeo per due turni, però questo è obbligatoria la prenotazione, mentre solitamente noi non abbiamo prenotazione, ma per lo snorkeling sì. Per comunque, se volete dei dettagli o riguardare, non siete riusciti a prendervi le date e le note, è tutto sul nostro sito alla pagina Passeggiando si impara. Io ringrazio davvero tanto la dottoressa Arbulla che ci ha guidato oggi all'interno del museo. Oggi è martedì e quindi il museo è chiuso, abbiamo anche potuto beneficiare di questa tranquillità, sebbene poi l'orario delle 10 di apertura ci avesse comunque consentito alle 8 di poter esplorare senza disturbare nessuno. Grazie ancora. Grazie a voi e venite in museo. Grazie a voi, grazie per averci seguiti in questi collegamenti. Laura, ti torno alla linea, saluto il consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Giovanni Barbo. Con questa bella immagine di vari animali che abbiamo visto appunto nel collegamento, insomma davvero un gioiello, uno dei tanti della nostra città che vi abbiamo fatto vedere dall'interno, proprio per incuriosire, magari stimolare qualche visita in più anche da parte dei triestini, non solo dai tanti turisti che arrivano in città. Sono sempre tanti, no? Allora io ringrazio Giovanni Barbo per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci presto. Grazie qui alla trasmissione, fateci sapere appunto quando ci sarà la discussione della mozione riguardante in particolare poi i consultori. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, e Sveglia Trieste torna domani puntuale come sempre alle 7. Grazie, buona giornata. Buona giornata.